Allora io direi di partire con un pezzo veramente da 90, visto che abbiamo parlato di Rambi, io vorrei partire proprio con Rambo 2. Due. Attenzione, allora ce l'abbiamo qua. Fa già molto anni si chiama il fatto del 2 inizia a diventare là la serialità forte del numero. Allora io direi di cominciare in realtà. Maschia. Comincia con i denti Rambo. I denti Rambo, allora perfetto, Lorenzo, tu facciamo così in modo che il popolo possa vedere. La bellezza è apparsa che Nintendo che è sbagliata perché abbiamo la scritta Keno Beach for Springs e quindi pronti via con i denti Rambo. I denti Rambo, sperando che parta, sono questi soliti problemi. Un momento, dai, non stressarlo. Allora, perché... sapete che in Italia si facevano giochi per Commodore 64 anche in Italia, quindi uscì una compilation. Tiralo fuori il Rambo che è in te. Esattamente, questo è un test fatto in Italia, è uscito in edicola, in cui vogliono valutare quanto sei Rambo. Guarda la prima opzione come già Snake Eater. Allora ti trovi in un bosco e sei affamato. Allora tu proprio tu mangi radici, spari un razzo di soccorso, ti crei una lancia e peschi nel fiume, ti affidi alla divina provvidenza. Secondo me sei Rambo, spari un razzo, deluso un po' che sia solo di soccorso e non sia un razzo. B, allora. Sì, secondo me ha un razzo Rambo preme, non legge neanche le altre. Spari un razzo, gli piace secca subito. Ok, forza 20-50. Di te le ragazze dicono, guarda che non dicono. Non dico. Guarda che fisico. Che figo, non so. Sei già a meno 20 di forza. Io direi che le ragazze dicono non so. Non sì. So come non so. Non so. Non so. Girando, è che tu non so. Sai perché cosa dicono le ragazze di te. Beh, allora dai, guarda che fisico. Vabbè. Tanto vediamo se va. C'è questo fatto che. Che secondo me non accetta altre opzioni che non sia che figo. Sì, C. Sì, è andata. Andata. È C, e vedi, è quella giusta. Meno 10, bene. Le vacanze estive preferisci farle a Riccione, in piscina o in Vietnam? A Porto Rotondo. A Porto Rotondo. Tipico di Rambo. Molto anni 80 però. A Porto Rotondo. Porto Rotondo, secco, ma sono Rambo, dai. Se voglio fare l'esotico, Maldive, ma se no è veramente... Mi piace come non... Vado solo la B come scelta. È vero. Non ce la faremo. Va solo la B. Fai attività fisica ogni giorno, due volte alla settimana, saltamente mai. Beh, siamo ogni giorno. Sei ogni Rambo, giorno. Dai, sei Rambo, ragazzi. Adesso l'ho preso. Quello si fa il tuo tipo di nome ideale è Grace Jones, Gianna Nannini. Anna Ox, Stefania Sandrelli. Allora, secondo me Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli. Sandrelli. No, le due. Sandrelli 2 come Rambo 2. Sicuramente vabbè, Stefania Sandrelli. Stefania Sandrelli maschi. Cioè. Secco proprio. Oh no, non può non essere la risposta giusta. Stefania Sandrelli è la risposta giusta a tutto. Nei anni 80 preferisci ascoltare Clash, Kid Creole e The Coconuts. Madonna, l'inno americano. Chiaramente l'inno americano. Non puoi, ma non è. B, Kid Creole e Coconuts. È così. È vero. È bellissimo che sia una. Cioè, non è un test, c'è una risposta esatta e devi indovinare. Oh, attenzione! Bene, c'è della cultura, eh? Beh, il dittatore dello Stato Libero di Bananas. Nettamente, non puoi. Woody Allen. Non rispondere alla storia infinita. Invece no, invece può. Devi solo insistere, perché sei Rambo, per cui... Quale quotidiano leggi? Corriere della Sera, non immagino Rambo... Il Sole 24 Ore. C'è il report, non lo ricordo. La Gazzetta, tiene l'Ascoli Piceno, Rambo, è risaputo. Ok, e la risposta è stata reporter. Il tuo mezzo di trasporto preferito è moto da trailer, elicottero, tram, Fiat 850. E l'ha già fatto da solo. Ha già risposto. Eccoci qua. Lo sport che preferisci è football americano. Ah, quindi sei un pezzente. Siccome hai detto Fiat, ti hai disegnato pezzente. Ma secondo me hai schiacciato talmente tante volte. Esatto. Sta prendendo tutte le risposte del gioco. Ora abbiamo completato. Mi ricorda le altre comunicazioni per il vostro come sono fatto. Sì, ma non ci hanno detto niente. Ma siamo Rambo o no? Quindi siamo dei buoni Rambo. Vabbè, ma secondo me è un ottimo. Fine, finisce così. Vabbè. Molto bene, molto bene. Andiamo a Rambo 2, vero? Che si chiama. Ovviamente è vero, quindi Saigon facilitato. Sotto la S. Saigon facilitato. Sì, ci tenevo che fosse Saigon facilitato proprio.
Molto bene. Per chi fosse, fosse connesso appena adesso, va, peccato. Vorrei provare l'altro. Peccato. Peccato perché la facilità. È il bello della diretta di 30 anni fa. È quella bella. Anche questo. Anche questo. Peccato. Sì. Vabbè, puoi sempre provare con Rambo 2, che avrò sicuramente messo. Ah, sicuramente. Assolutamente no. E invece no, vabbè, però io dico a questo punto. Metti Dance Dance. Mettiamo Dance Dance. Mamma mia. Ok, Babi ci ha deciso di iniziare la serata con delle bombe proprio. Oh, Dance Dance, che era il dance sul palazzo. Esatto. Ma senza come suono. Vero? Ma guarda la casetta là in fondo a sinistra, che bella. All right. Stacca dall'urbano. F1 partenza game. Io voglio fare pratica prima. No, parti col game, non avevo paura. Sai come si gioca? Sì, devi fare le mosse. Lui farà delle mosse e tu devi ripeterle. Ripetila, vai. Ma... fai una mossa. Bad move, peccato. Ok, attenzione. Ah, partenza è Simon Says. Simon Says, okay. È già perso. Ok, guarda, ok, bene, ok. Vai, F1. F1, quello qua. Allora. Ok, su. No, era su. Era su. Quindi avanti così all'infinito. Ma direi di passare. Aspetta. Bomba. Bomba. Devi andare subito prima che la gente vomiti su Break Street, che è la canzone bella di questo gioco. Break Street, eccolo qua, pronti via. Ma tra l'altro c'è una versione ambientata a Milano che io credo di aver messo, ma non mi ricordo come si chiama. Beh, guarda questo parte. Sì, sì, questo è programmato da Michael Crick. Guardate come l'emulatore ci ricorda che stiamo tagliando i tempi di caricamento. Quando avete una scritta apparire come quella, vuol dire che stiamo tagliando tempi di caricamento altrimenti lunghissimi. Quindi pensate. Che bello! Come lo si ha. Che passa in realtà la versione del floppy, ho capito bene, eh? Esatto. Vai col joystick. Oh yeah! Oh yeah! Questo asti, guardate! Questo è Moonwalk! Cioè ragazzi, sprite! Beh, ma che stile! Ok. Solo di sprite sti qua hanno speso un miliardo di. Un miliardo? Ma quanto è anni 80 essere nel vicolo col ghetto blaster? Sparire? Sì, sì, sì. Ok. Beh, io cosa devo fare tutto questo? Devi tappare il joystick, se non funziona. Ok, si è partito, vai. È record, è già record, eh. Grandissimo Fabio. Fai Moon, vai. Grande. Guarda con che fluidità si muove. Fai effettivamente Moonwalker. A pro. Oh yeah. Se giochi o sei la stessa vincendo? No? Non sto capendo. Forse dobbiamo premere Alt F10 per invertire il porto del joystick. Prova adesso. Va bene, è stato molto bello, abbiamo detto balletto. Ma è il bello del comodo, che non funziona mai un cazzo. Avete detto bene Prince of Persia, ma è solo Prince. Prova con Dallas Q. Dallas Q. Eccolo qua. Però stavo giocando e si era fermato, infatti. Nostalgia. Nostalgia canaglia. Che bello che si qua parlava di nostalgia già nel Dallas Quest. Dallas Quest è un adventure bellissimo dell'Adventure International. C'era musica di Laxi tra l'altro. Si vede il mouse? No. Beh, allora di Unlimited. Yes. Tu hai dei problemi con la tastiera? In realtà no. Hai premuto yes anche alla seconda domanda? Credo di sì. Vabbè, vedremo il finale del gioco subito, ma penso che nessuno si offenderà. No, spoiler! Dallas Quest! Ma che lo qua è... finire! Ma questo è Dallas? Dallas. Cioè, è quello del Texas. Creata e written by Luella Lee Caraway e Phyllis Wapner. E la Datasoft comprò molte licenze, da non confondersi con la Data East, comprò licenze di Bruce Lee, comprò licenza di Dallas, comprò licenza di Goonies, che giocheremo dopo in una appassionante carrellata tra tutti i Goonies di tutti gli 8-bit. Ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti. Tanto sono fighi. Sono fighi. Oh, guarda Bobby là come... Ci chiedono se ci ha pagato la De Agostini. No, non ci ha pagato la De Agostini,
ma dovrebbe, se chiedete, se conoscete qualcuno in De Agostini, dategli la mia mail e che è uguale al mio account PayPal, tra l'altro, quindi se volete donare, se qualcuno di De Agostini in ascolto vuole donare a Cannabis Voice Productions, noi lo gradiamo. Guarda Bobby, guarda il copyright dell'Orimar, siccome tu mappando i tasti come li hai mappati, ti stai praticamente precludendo l'uso della stia. Poi F1, siccome questa è la sequenza finale del gioco. Beh, ma molte volte è stato possibile. Il biglietto d'ingresso valeva per una bella schermata con una bella musica. Sì. Oh, presto return, you are surrounded by sex. Guarda che sorriso! Allora, mi segui Now Enters, Sings. Fermati! Prende una mappa e dice: sono stanca di tutto questo fast and unfolding, di tutto questo bordello, vabbè, e lancia la mappa nel falò. Carica falò, brucia la mappa, quindi tutto, la mappa è finita per sempre, diciamo che questo mi sta dando che sia il finale, esatto. Beh, bravi, non avete fatto così bene, cioè tutta sta fatica per bruciare una mappa. The End, bello, direi che l'abbiamo visto il giusto proprio. Sì, peccato che volevo mettere l'avvenzio testuale Fax Wellen e vedere cosa rispondeva al gioco, ma non è successo. Possiamo rifarlo? No, questo può bastare. Infatti, senti, guardiamoci Blade Runner 2, per piacere. Previdenti, avevano già fatto il tie-in. Molto previdenti, siccome non va questo, ti dico che non ce va, attenzione. Che stile! Anni 80 totali, film culto per eccellenza degli anni 80, fino alla versione dell'82, pensate, per cui prima di vedere stesso. Ma questo è... Volevo testare il joystick perché non mi convince. Prova un po', funziona? Sì. Allora non sai giocare. Esattamente. Guardate, c'è già l'invulnerabilità, stiamo parlando... Ok, premi? Benissimo. E c'è tutta l'epopea dei replicanti, no? Vedete questi replicanti che inseguono Deckard. È così che si è creato un cult. Sembra, essendo di 82 il gioco, che in realtà sia stato proprio Scott a ispirarsi a questo gioco. Si vede, perché... Ma perché lui... Il dubbio verde che rode Deckard, cioè, piano piano scopri la realtà, scopri... Anche perché, siccome è già da retro Scott, vedi che lui comunque è uguale ai replicanti, ma leggermente diverso, quindi... Ma è solo una percezione di sé. Che bello però che negli anni 80 ti vendessero questo come Blade Runner. È molto bello. Ma prima di Blade Runner. Ma cosa mi hai preso? È lui. Però, ridono. Game over. Prova a mettere che Blade Runner 1 forse ci va un po' meglio. Però dai, a me è piaciuta questa. È un approccio audace a Blade Runner. Sì, approccio molto audace. Nasce come simulatore di ramen. No, non è Quix, è Amidar. Grazie. Amidar, non mi veniva in mente Amidar. Cui sono fortunato possessore di una scheda. Vediamo un po' com'è Blade Runner. Invece Blade Runner è una storia bellissima della CRL, che era Computer Rentals Limited, una ditta di noleggi di computer, che a un certo punto decide di fare videogiochi, ma non avendo i soldi per comprare la licenza, se vedete è scritto Video Game Interpretation of the Film Score by Vangelis, comprarono solo i diritti della musica ma non del film. Quindi il film è il film, perché c'è Deckard che deve prendere i replicanti. Quella è la mappa della città, quindi scegli un settore e muoverti nel settore. Stai comprando. Ok. Eccoti là. Infatti non ci sono i replicanti, ma è il Replicroid. E parte. Però la musica! La musica però spacca. Cioè, Vangelis. Perché giustamente. Allora, adesso quelli sono replicanti, probabilmente. Se tu vai sopra uno di quei punti e premi, scendi in città. Ok. Fatto? Prova ad andare a uno dei punti rossi, più minacciosi. Vai, premi. Ci sei, ora scendi giù. Giù come? Stai scendendo. Sono morto. No, stai scendendo. Ah, il caricamento. Neanche. E qua un po'. Qua sono money shot, qua sono soldi. Sì, qua io un po' mi sintostava. Guardate l'effetto dello spruzzo. Ma è bellissimo. Production value. Vai, corri, evita la gente, tra l'altro tantissimo, evita la gente. Ma e cattura il replicante che è sul punto verde che sta scappando. Troppo tardi, è scappato, quindi risali in macchina, ciao.
Ma che figo, però! È figo, figo! Ma è bello, bello, cioè, la, esteticamente qua è bellissimo! In questi tempi. Il Commodore aveva i tempi. Ma è riflessivo come noir, come proprio fedele a Blade Runner. In sì, sì, totalmente bianco e nero e qualche colore Rambus. E mi parte questa musica, tu intanto risali, eccola la replidoide, vado a prendere. Replidoid below is stage 2. Replidoid in this sector. Replidoid below is stage 2. 4. Replidoid in this sector. 2. Cosa stai facendo? Cercavo di prendere. Non puoi prenderlo perché non stai sentendo. Cambia settore. Ah, in sector. Questo ciclo è 85. Ma che figo, ma mi sta prendendo sto gioco, sta prendendo, lo so. Non ci sono replicanti, ma puoi scegliere. Anche questo, no, questo è un amico, vai tu. Ah, zero replicanti in questo stage. Diagonale, bravo. Così ascoltiamo un po' di musica, perché sennò te la tagliano subito. Dai, ma che figo. Cioè, questo tra l'altro ha un look che se uscisse oggi non ci sarebbe, non ci farebbe così strano. Sì, sì, c'è del paper please. Esatto, bravo. C'è del paper please, intanto sta esplorando tutta la città. Il radar non mente, non ci sono rapidoidi nel giro di 100 di occhi. Ma saranno dove brilla lì. Sì, è proprio dove brilla lì. Allora, quindi devo andare a sinistra. Vai, ottimo, bravo. Eccolo lì. E poi muovere anche su e giù quando sei per strada. Allora posso saltare, immagino. No, puoi solo sparare. Puoi schivarli anche schivando le macchine, però. Ok. Discesa bar. In progresso. Bar. Bar scritto così. Bello, molto bello. A me sta piacendo di brutto. Perché sì, anni 80 se c'è sempre Sabrina Salerno, ma insomma. Schivali, schivali! Non sparo però. E devi avere replicante in raggio d'azione. Sta per andarti verso l'alto, cioè, sul marciapiede. È quelli che scappa, è quelli che scappa, ti sei fatto investire una macchina. Corri, corri, non sei morto! Non sei morto, sei morto! Fighissimo però! Bello, bello! Veramente fighissimo! Veramente fighissimo! Mi piace. Beh, io quasi morto, quasi cambierei console. Sì, ci sto. Cioè console, cambierei in macchina. Quindi. Ta. Ta, 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 ta. Bene, allora direi che apriamo il nostro amico MES e... Allora io devo metterò l'MSX. Sì, c'è un filone molto importante di cui voglio parlarti su MSX, ci tengo molto. È il filone dei giocattoli. Anni 80 vedono una resurgency, un insurgency dei giochi su licenza da giocattoli. Ma prima di affrontare gli inevitabili Transformer del caso, io proporrei di giocare a Cabbage Patch Kids, che trovi su MSX. Com'è che si chiama in Italia? Non c'erano, però. Sì, sì, c'erano Cabbage Patch Kids. Allora, vennero. Ma c'erano anche i Garbage Pail Kids. Sì, c'erano anche i Gazza Morte a Van Gogh. Ma il. Eccolo qua. Eccolo qua. Praticamente la prima release italiana aveva il nome di Cabbage Patch Kids e vennero poi rilanciate qualche anno dopo perché nessuno riusciva a chiedere nel negozio vorrei un cabbage kid. Ah, e tra l'altro stiamo giocando su un MSX arabo, mi piace questa scelta anti-Trump, così molto controcorrente. Konami Video Cartridge. Allora, aspetta un secondo che mi sta facendo perché è così, scusatemi. Vabbè, così l'MSX avete un po' di sbaffatura sotto. Bene, premi un tasto. Premi un tasto. Allora, i più attenti tra voi, c'era per quello che è lo stesso, perché è leggermente diverso perché qui puoi editare la tua bambola. La roba è abbastanza. Beh, dai. Questo è molto avanti. Moderno. Sono così io. Ok. Avatar. Bene. Livelli Bethesda. Anna lì. Dovresti chiamarla Fabia. No, si chiama. Che ne è, ovviamente ho fatto cioè, che ne è sì. Secondo me non hai configurato il. Invece sì, l'ho fatto. È molto bello, scusatemi, abbiamo un momento di
Momento di tristezza. Joystick, joystick 1. Momento uno. Di ADPS. Snuff control. Mi sembra che sia figuratissimo. No, non lo era. Effettivamente non lo era. No. Sentite che bello questo glitchone dronato. Scusateci. Secondo me ha messo due diversi. Sì, esattamente. Che sbattimento. Questo qua, amici. Andrea Babic adesso, mentre io tolgo l'audio all'emulatore, Andrea Babic vi suonerà la canzone della frustrazione degli emulatori che non funziona mai un cazzo. Ma è tolto l'audio? Sì. Ho tanta frustrazione in me, questo cazzo di emulatore non funziona proprio mai, mi fa perdere le ore. Stavo molto bene con il Mega Drive, accendo click ed è partito. L'emulatore invece sai, ci metto un dito super cool. Come George Michael scoprirò quanto è bello The Real Hardware quando vedo lui bestemmia così. Io Fabio Bortolotti sta per bestemmiare. Fabio Bortolotti non bestemmiare perché questo giochino l'hai lodato tutto il pomeriggio e adesso ti fa un pochino. Vabbè, ma va così. Insomma. Quindi questo qua è MSI. Porca merda. Soffrire, sorci verdi. Ma guardiamo questi cavoli che del mio character design che hanno. Microsoft gli ha detto che riavviando funziona tutto. Io non so cos'è, non funzionerà. Quindi abbiamo finito i giochi della scaletta. Mi dispiace proprio Fabio, ma sei fatto tardi, devo andare. Quasi quasi faccio quella di cui mi dispiace, devo andare. Ma scusami, allora per esempio se io faccio partire tu vai avanti a intrattenere il pubblico. Fabio Bortolotti è un po' triste, sai perché? Sta facendo passare la serata a guardare solo me. Canto canzoni facente per colmare il vuoto che questo emulatore sta creando dentro me. Io preferivo il hardware comodo, però per farci sopra lo streaming devo spendere, non lo so. Compra l'adattatore da RCA HDMI, ma poi sdoppia il segnale per giocare su CRT. Real Hardware vai, sono anni 80, non lo compro. Suspense. Vediamo se qualcosa va. No, loro non stanno vedendo. Tu continua a esibire. Loro non stanno vedendo cosa fa che non vi. Non volete vedere. Giocando coi Goonies sopra un MSX. Fabio che è molto scacciante ha capito di mollare l'uso in falso del joystick, la tastiera utilizzare. Come facevo io da Massimo Furlan quando giocavo con l'MSX. Questo mio amico Massimo Furlan aveva l'MSX che lui aveva comprato con i soldi della comunione. Prima aveva un ColecoVision e ha comprato l'MSX. Se avesse saputo che il chipset era molto simile, in effetti era praticamente la stessa macchina di brandizzata con un altro BIOS, forse mi avrebbe detto vaffanculo. Tu e i tuoi consigli di merda solo per giocare a giochi con amici come questo qua che si chiama Goonies. Molto strange.
realtà parallela voglio credere che Goonies sia un remake di Stranger Things, mentre non è così. Ma possiamo forse tornare adesso all'audio del gioco. Esattamente, allora facciamo così. Oh, Goonies. E ce l'abbiamo anche noi così. Allora, abbiamo una soluzione patetica, ossia io che gioco un po' con la tastiera e un po' con il... Funambolo! Esattamente, funambolo. Sono come i pianisti. Puoi usare lo spazio, ti svelo questa cosa. Oh, allora... Tutti i giochi MSX, essendo per i poveracci giapponesi, poveracci fino a un certo punto, potevano essere giocati anche non con il joystick, ma con la tastiera. Anche perché, tra l'altro, uno dei primi modelli di MSX, quello della Spectra Video, aveva un joystick incorporato nello chassis della tastiera. Ora provate a immaginare... Perché non mi fa prendere questa chiave? Che devi prima portare... La chiave è la porta a sinistra, secondo me. Ma... Ah, perché ce ne ho già una il di chiave. Il tuo slot per le chiavi è occupato. Il tuo slot. Il mio slot. Beccati una bella... Tra l'altro non capisco... hai liberato Chico! Chico, uno dei Il Chico del cazzo, il certo. Il più simpatico del Chico. Oh, ciao T1. Prendiamo questa chiave. Stiamo ciao T1. Stiamo parlando Goonies. Adesso tu vorresti, ma devi... Ma è veramente carino questo gioco, tra l'altro. È molto, molto gradevole. Sì. È molto gradevole, ebbe molto successo, tanto che Konami, giustamente... Però ti do che scende. Forse devi scendere, è più semplice di quanto credi. Scendi giù. Allora, questa è la base con cui, su cui Konami ha costruito una serie di giochi fantastici, tra cui The Maze of Gallius, per Mega ROM, sempre MSX1, e anche The Sword of Usas, The Treasure, scusate, Usas, sempre per MSX2, però... Allora, una chiave la droppo qua. Esatto, e poi vai a prendere l'altra. Il debito, come sicuramente qualcuno ha già detto in chat, è sicuramente da riprendere la chiave. Certo. Rimetta a posto la candela. L'autore della Mulana ha più volte ringraziato gli sviluppatori di The Goonies per l'incredibile... Anche la palette dell'MSX1, che aveva questa caratteristica strana di poter avere un colore diverso ogni... Beh, era bellissima. Com'era una linea lunga 64 pixel e larga, insomma, pochi colori ma usati in maniera faceta. E attenzione! Wow! Cambio di colori! Siamo cambio di colori, chiave, via. La banda fratelli, via. Beh, potevi andare giù in realtà, però forse puoi entrare nell'altra porta. No, ma meglio che stavo cercando di schivare semplicemente il proiettile, ma... Tra l'altro notate come in Maze of Gallius c'è l'exp, oltre alla Vitality c'è l'exp. C'è anche puzza di Wonder Boy Monster Land, c'è puzza di spelunchi, c'è puzza... C'è puzza di spelunchi! Puzza di spelunchi! Chi ha scorreggiato, cazzo? C'è puzza di spelunchi! È terribile, la puzza di spelunchi è veramente terribile. Qua tu cadi, eccolo lì, infatti. Tra l'altro cade con uno sprite multicolor, affascinante questa cosa. E ha liberato anche Puente, perché questo è i Goonies brasiliani. Tito Puente, caraibico, cominciano a saltare, tanto guarda come rimbalza sul nulla, bellissimo, molto aiutante. Prendi la chiave, trattala bene e vai giù, vedrai che non ti becca, se salti vai più veloce, infatti se guardi non play è tutta la gente che salta come dei peperini. Che bello che vai tranquillo, salta lì, non ti succederà niente. Non ti succederà vai, niente. Tranquillo, vai tranquillo, vai così! Vabbè, mi spiace che ho mentito. Sapendo di mentire. Però adesso io qua salgo. Apri la porta, sì, vai. Invece le persone di Commodore Apple non si belle, ma con quel noioso gameplay madrigale. Ha scritto veramente madrigale? Sì, con quel gameplay madrigale, mi piace moltissimo. Dai, guarda, comunque graficamente era stupendo. Dopo quasi quasi un salto sulla versione Commodore la farei, molto rapido, se Fabio si scolla. Sì, certo. Non so se preferisci vedere prima il NES, però, la versione NES. È che è bello proprio. Ma quello NES è ancora più bello. Aspetta. È uguale ma più bello. Cioè comunque questo qua, allora, la bontà di un gioco si vede veramente in streaming. Sì. Ma quasi quasi entro lì dentro, ma sì, tanto non è che devo finirlo adesso. Quindi andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Un cazzo dipinto. I fratelli. Terribile nemico, l'acqua, sempre per i bambini. Cioè non è vero, poi c'è un bambino a cui piace anche, eh. Come riprende però la scena del film delle tubature che scoprivano. Sì, 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 ma Konami è molto attenta. Molto bene. Guarda, sei praticamente all'uscita, eh. Prendi quella chiave, la porti là, vedi, no, così, diventi blu. Quello del NES era figo, è vero.
bene. Suono del salto proprio. Cioè, gli anni 80 racchiusi in un suono videoludico, il salto. Salta? Vabbè, perché? In alto intendevo. Vabbè. Ah, perché volevi fare sentire il salto. Sì. Grande, ha catturato anche Federico. E quindi. Federico! Federico! Io vedo qua giù con quel raggio. Muovendo, no. No, vabbè, è infinito, molto bello, ma ne ha ancora due da catturare. Beh, bello però, veramente bello, veramente. Se ti puoi salvare lo stage e continuarlo dopo, guarda. No, va a giocare. Questo ho veramente voglia di giocarlo. Bello, bello. Questo qua me lo giocherò con più calma. Potrebbe quasi essere i long play bizzarri che li facciamo e li pubblichiamo, di una roba. Sì, sì. Direttamente su Real Hardware. Real Hardware! Bene, bello! Per Real Hardware. Molto beh, sì, ogni volta che c'è qualcosa su Real Hardware c'è un jingle. Bene, allora. NES. Allora, hai detto il NES, giusto? Sì, guardiamo giusto un salto della differenza per poi vedere la versione Commodore 64. Versioni sinottiche, versioni a confronto. La cultura, perché qui si allora, si chiama in un museo, sicuramente in quel museo. Ah, è The Goonies o Goonies? È The Goonies, credo, sicuro, eh. Eccolo qua, The Goonies. Questo? Quello che vuoi. Questo, io vado avanti a giocare. Così, e così, e così. Vediamo. The Goonies. Ah, ma questo è proprio The Goonies, perché c'è anche The Goonies 2. Vediamo un po' com'è. Guarda che belli gli spraytori. Qua, però qua, non essendo una console del male del Gesù Cristo. Sta a vedere che adesso facendolo da qua va anche dalle altre parti. Funziona. Io sento suoni bellissimi. Sa se funziona, ma fatto anche Select Star. Giusto, che palle. Ma pare anche Select tutti i muscoli del corpo pronti per il Nintendo. Ok. Vedete che c'è anche la musica. Si presenta già molto pulito. Questa è la magia del NES. Guardate anche la velocità dei personaggi. Poi tra l'altro si salta con un tasto e giustamente perché la bomba mi fa bene. Oh. Mi sembra uguale come gioco. Sì, è lo stesso gioco. Level design più curato. Però è proprio sfizioso. Anche la musica è la musica di Cyndi Lauper, sì, infatti l'uomo che sì. Sapeva troppo, sapendo troppo, ha beccato anche lui che è la musica di Cyndi Lauper. Ma se io tiro un calcio, non fanno niente queste bombe. Esplodono. Spariscono, ha questa caratteristica particolare, questo gioco, le bombe quando le inneschi spariscono. D'altro canto in Scramble per raccogliere fuel bisognava distruggere le taniche di fuel al suolo, che non ha nessun senso. Guardate quanto è più fratelli, ma anche quasi Blues Brothers. Sarebbe quasi da giocare Blues Brothers dopo. Ce l'abbiamo in effetti. Ce l'abbiamo per Commodore, forse anche per NES. Blues Brothers molto. È bello comunque. Ho la bomba e le cuffie nell'inventario. Esatto, questo è molto importante. Sia la bomba, ricordiamo i grandi attentati di una bomba, sia le cuffie. Però non ho... Niente così. Ho una bomba per sparcare qualche porta. Oh, ma allora aveva senso. Ah, però. Ma forse è il plastico C4 attivabile a distanza. Tu la metti, poi premi a distanza, tieni premuto e niente. Guardate tra l'altro, proprio Konami, guardate lo sprite di morte del gangster, che è lo sprite di morte dei personaggi di Yar Kung Fu. Ditemi di no. È vero. È chiaramente lo stesso sprite design. Chiaramente. Non è che la posso piazzare su una di queste porte qua? È uno degli oggetti che hai, prova. Magari la bomba è la chiave. Giù è cosa? Solo che in realtà devi prendere una chiave che è dentro la bomba che è la chiave. Oh, figo. Diamanti che appaiono, bombe da raccogliere che appaiono, diamanti che appaiono. E il tempo è quasi finito. Trullallero, trullallà. No? Bomba in alto. Ma no, ma la chiave. Non hai la chiave. Come sì. No? Una chiave è la chiave prima. Ma la chiave è brutta quella, è blu. Mentre le calcelle è marrone. Delizioso comunque.
come il porfido. Il porfido. Ed è morto, quindi passiamo, passiamo a Goonies 2 molto rapidamente, sempre per NES lì sotto. Attenzione, la magia di Konami, guardate che cosa vi fa Konami. The lo stesso Goonies gioco. 2. Vai. E puoi anche continuare, capito? Non è lo stesso gioco, è una specie di... Con lo yo-yo. In seguito, possiamo dirlo. Sì. Nessuno sapeva, ma in realtà c'è stato un seguito. Bello, bello, molto bello. Comunque questa atmosfera è intatta. Anche la musica è un po' intatta, mi sembra. Sì, 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 sì. Quindi è proprio un remake di se stessi, un reboot. Un... È lo stesso NFE, cioè lo stesso... Ma è l'ID diverso, No, vieni, guarda qua. GDR, GDR. Take. Lo Zelda 2 dei Goonies. Lo Zelda 2 dei Goonies, sì. Hai preso un martello. Nothing here. Hit. Puoi anche cambiare personaggio. Ma dato non ho yo-yo. Sì. Io ho sempre sognato di fare un personaggio yo-yo. Cioè, nel senso, un personaggio che combatte con lo yo-yo, ma in realtà è già stato fatto anche in Spin Masters, quindi va. Però non mi è mai piaciuto Spin Masters. Mentre invece questo qua, diciamo, ha una parete quasi comodo 64. Infatti io darei un'occhiata alla versione comoda. Certo, però sai che sono comunque tutti belli questi giochi. Cioè, già non c'ho voglia di mollarli. Konami prese nell'87 gran parte del team da Sega Giochi. Vado qua dentro, che è segreto. No, non è una porta. Mise a fare i giochi del Famicom, cioè quindi spostarono dall'arcade perché capirono che facevano più. Quindi soldi. Andrea, vuoi cosa? Hai letto? Voglio il Commodore 64. Ok, ce l'abbiamo. Abbiamo anche quello. Devo chiudere il MES, che sennò parte per i cazzi suoi. Parte un gran MES e abbiamo i Goonies, che è qua. Tutto bene? Oh! E andiamo Goonies. Di Goonies! Guarda, io lascerò momentaneamente il posto al surgo perché devo espletare delle funzioni base. ZXD. Il surgo nascerà. Eccoci. Remember, premi spazio. Remember, premi spazio di nuovo. Premi ESC. Mettiamo anche il focus allo schermo. Ci lascia a noi però. Ci lascia a noi qua a guardare come dei vecchi senescenti. Non capisco. Niente. Dai, schiaccia quello, guarda. Schiaccia quello. Master. No, sulla scena lì, OBS. Schiacciane uno, vai. Master. Master. Blaster. Master. Beh, intanto è apparso il logo Nintendo. Perché è apparso il logo Nintendo? Via, così. Toglilo. No. Abbiamo sbagliato tutto. Guarda qua, so fortissimo. Che cos'è questo? Mamme, vai, mamme. No. Adesso torna, non capisci un cazzo. Vabbè, ma al contrario nostro, che invece stiamo capendo tutto. Io ma sono. Adesso ci limita. Ok, sto capendo. Non sto recuperando. L'abbiamo spaccato. No, l'abbiamo recuperato. Io vado a zonzo. Il logo. Come uno nostro. Things. Come uno stronzo. Ci sei? Minimamente. Che felicità! Mi sono rotto di coglioni della vita. Mi embriago per trovare di Enable. Con la droga faccio un sogno e poi m'addormo. Yes. Poi mi sveglio e ricomincio a canticchiare. Sono stronzo. Testa de cazzo. I Goonies. Meno male che è tornato papà e ha messo tutto a posto perché erano completamente persi. Prendi spazio.
è il combo da questa roba qua che non si capisce mai neanche come farlo partire. Sei partito, eccolo qua. Mi morti con la tastiera. Mi morti con la tastiera. Con le frecce. Con le frecce. L'idea geniale di questo gioco. Sì, è non avere i controlli. Premi F10. È sempre comodissimo. Vai. Eccolo. Allora, tu sei entrambi bambini. Hai messo in pausa. Tu sei X per fare cose. Facendo, prendo X e muovendoti però fai cose. Cioè cambi da un personaggio all'altro. La meccanica è interessante. I due personaggi... È come Lost Vikings. È come Lost Vikings, ma prima di Lost Vikings. Un filino, eh. Ma la musica... La musica era quelle robe del Commodore che erano stonate. Comunque dagli autori di Bruce Lee. Davvero? Mi sa di sì, però la palette denunzia un debito con la versione Apple 2 quasi sicuramente. Mentre Bruce Lee aveva un debito con la versione Atari 8-bit, questo è un gioco dell'Apple colorato Commodore. Comunque insomma c'è la banda fratelli che caga il cazzo. Voi dovete fare cose, risolvere i puzzle in ogni cosa. Ah, attenzione che sposta la sedia. Stai spostando la sedia, molto bene. Per salire su questa scala. Esatto. E lì attiverai la macchina di banconote come nel film, credo. Fantastico. Però mi sa che, ecco, quando attivi la macchina di banconote devi lasciare il personaggio e la vecia la va a prendere, quindi tu puoi fare cose tipo andare giù e la vecia non si sposterà per prendere le banconote, tu potrai scendere giù nel cammino, secondo me. Vai, non si può scendere. Sì, invece sì. E andare via. Ora il problema è, anche lui dovrà andare via? Sì, devi portare via lui adesso. Quindi schiaccia e cambialo. Probabilmente si poteva bloccare la veccia. Vai, vai, adesso non c'è, vai. Tira dritto. Ah, la veccia ti ha ucciso. Preso. Beh, è stato bello. Beh, siamo figo però. Però un bel secondo me. Allora, ora, facciamo cambio di posto, surco così riprendo la console di comando. Stasera la voce si sente a volume leggermente basso, ma... Perché il microfono è lontano, ma facciamo così. Allora. Bene, io direi di andare a Gremlins. Uno dei Andiamo giochi... a Gremlins su Commodore 64. Sì, da Gremlins a Gremlins il passo è breve. E ce l'abbiamo così. Chissà se va. Secondo me va. Va. Allora, questo è un gioco molto bello, secondo me, che ha un forte debito con la versione Atari 8-bit. E uscirono due giochi di Gremlins, credo. Uno brutto, che era credo l'Adventure, tristezza. E l'altro invece un arcade game fatto da Atari, dei sviluppatori di Atari, molto molto grazioso, che usava in maniera molto arguta il Commodore 64. Quindi adesso... intanto quanto è bella questa Cracktro, che era già di... Beh, perché è del 2001. Però bella, le belle crack di una volta. Ah, le belle Cracktro di una volta. Allora, vediamo. Prendi spazio. Intro by Jack Alien. E Remember. Oh, premi S. Esc che equivale a run stop sul Commodore 64. Unlimited Leaves? No. Unlimited Flash Cubes? Non so cosa siano. No Collision? No. No, bene così. Già il logo sembra un arcade. Sembra un gioco arcade. Come se la ride Ciuffo Bianco? Sì, Ciuffo Bianco. Vediamo. Star Game. Night 3. Praticamente, secondo me, in questo gioco c'è gli albori di Gauntlet. Tra l'altro sempre stiamo parlando. Sono già morto. Grazie, no. Sappiamo che Jack Alien è dei Remember, questo era una gags. Cambia porta del joystick. Ciucca, eccolo qua. È un po' Dirk Daring. E praticamente è bellissimo perché tu devi fare in realtà è una specie solo i Gremlin. Ammazza. Allora, tu devi far moltiplicare I Mogwai facendogli andare sull'acqua, e ovviamente devi colpire con la spada. Devi appunto far sì che i Mogwai, adesso è quasi impossibile. Ah, li posso prendere i Mogwai? Sì. Il problema è che vedi che quando mangiano devi prendere i Mogwai e portarli alla base. Tra l'altro a un certo punto viene giorno, la notte finisce, quindi la minaccia dei Gremlins si assesta. Ma che figo! Primo gioco con le dinamiche giorno-notte. Quindi tu devi partire con grande anticipo. Conviene prima schiacciare, esatto. Loro raccolgono oggetti che non so cosa fanno. Tra l'altro sta roba
Merda. Adesso ti mostro come si gioca. Vai, fammi vedere. Non gioco da 20 anni, quindi. E Z o X, quello che è. Bene. Forte del logo di Stranger Things, tarocco sopra la mia testa. Vediamo un po' come si gioca. Adesso ho fatto il figo, ovviamente. Allora, mi ricordo che c'erano diverse robe interessanti, tra cui il tasto di pausa con lo spazio. Ma guarda che si sta trasformando, perché ha mangiato cibo. Com'era? Non devono mangiare, no? Non devono. Allora, se toccano l'acqua si moltiplicano, se mangiano dopo la mezzanotte diventano gremlins. Io sto cercando di far moltiplicare i Mogwai. Dai ragazzi, moltiplicatevi però. Ecco, vedi, si moltiplicano, quindi io, se sfrutto questa meccanica a dovere, puoi portare sempre di più lì. Esatto. Ma io li vado a riempire tutta la pagina e andare avanti per ore ed ore. Ma che figata! È un gioco veramente bello. Allora, dicono che se fanno remake sicuramente non lo dirige Dante. Beh, Dante è morto nel 1300, giusto? Quindi un po' difficile. Dobbiamo farlo. Ah, tra l'altro qua si può accendere la TV. Vaffanculo. Comunque, cazzo, una hitbox è merda proprio, eh. Il gioco va molto crudele, a tocco di qualsiasi tipo, non è realmente 3D come ti viene da pensare. No, esatto, questo unico difetto. Questo unico difetto. Vieni qua, Mogwai, cazzone! Oh, ah, lui li libera, tra l'altro, gli apre la gabbia per farli scappare, ragazzi. Cioè, è eccezionale. Ah, tra l'altro, vedo che in realtà posso anche... Ah, tra l'altro si può accendere la TV. Perché accendendo la TV li distrai, sai che lo sono attratti dalla televisione. Cioè, tutte come dire, le feature fondamentali del film erano anche nel gioco. E questo secondo me è commovente. Qui è la vaffanculo. Qui sono, ho detto che sono giocato un cazzo. Figura di merda. No, no, vabbè, sei andato forte. Dici? Beh, dai. Hai mostrato qual è l'essenza. Allora, io vorrei provare adesso un altro grande tema negli anni 80, che è la musica, questi bellissimi Cracktor dell'epoca. Questo è veramente bello. Questo è dell'epoca. Questo è bellissimo. È la Cracktor epilettica. È la Cracktor epilettica. State compattando. Allora, questo gioco, dopo vedremo quello bello, ma prima volevo mostrarvi questo, che la KTEL, casa discografica, fece un gioco che si chiama Sony Rock and Roll nell'85 ed è un simulatore manageriale di rock band. Siamo Keno Bisboc. Esatto, quindi inevitabile. Keno Bisboc. Kenobi. E non è la S perché. Kenobi. Bellissimo nome. Oh, vediamo un po'. Questa è la nostra situazione attuale. Come vedete, fa abbastanza cagare. Allora, scriviamo una canzone. B. E questo era bellissimo perché aveva un sistema procedurale di creazione dei testi partendo da un pool di testi. Please wait, I need inspiration. E poi compone la canzone. Kissing is like giving. Why should I phone it up? Let me walk your dog. Da wop bop wop boop. My darling, I like a rugby scrum. I can't look into my eyes. I can't look into my eyes. In effetti. You need to feel the groove. Eat your heart out, Clive. Why do I like a high? Do they look that way? Wop bop alu wop, ouch that hurts. Come un capolavoro questa canzone, dico sì. Accetto questa canzone. Ok, la mega scritta. No. Certo, sì, oh, sì. Tony Blackburn likes the Keno Bisboc. Bene. Tour o concerto? No, io farei concerto. Ma dai, un'altra canzone sotto la cintura. Almeno io fa un concerto con una canzone. Cover band. Love is like a whip, can you phone it up, take my hand. Ma la musica è procedurale anche quella, dubito. Penso proprio di sì. Sì? Why do I like smiling, I can't... Vabbè, insomma, avete capito che siamo comunque... So get me to a doctor. Ci piace la canzone? Sì. Sing it, baby. Do you require status support? No. Oh, can I be in drugs probe? No. Va bene, allora concerto. Concerto. Se sfascio, concerto. Non è che hai mappato il joystick 1 su... Scusate, sto distruggendo tutto, non preoccupatevi. Alt F10. No, che cazzo è Alt F10? Ah, Alt. Questo è Alt. Rest. Non gli va bene.
Ho rotto il gioco! No, basta canzone, no. Rotto il cazzo! No, quindi andiamo a giocare a quello vero. Quello che vero che è Rockstar 8 My Hamster. Esatto. Mamma mia, che bomba! Questo, amici, questo è un momento estremamente anni 80. Andrea, devi bere della birra. La birra, questo è un momento molto anni 80. Bevi birra. Intanto perché i cracker sono i grandissimi di Okuto Force che noi amiamo e riveriamo. Perché mettono tasti stronzi per partire. Ok. Ok. Mamma mia! C'è tutto! Michael Mamma Jackson, mia. Stevie Wonder. Uno George Stevie Wonder Michael. È veramente rapper tamarro, come... Una ciccone dannata. Ok. Bene. Buonanotte. Buonanotte. Non abbiamo bisogno di istruzioni. Ma va, noi siamo nati col dono di Rockstar It's My Hamster. Sta caricando. Sta caricando. Sta caricando. Money finita? No. Come no? Sì. Dai. No, no, no. No, no. No, è dura. Si parte dal basso. Carica. Carica, carica, carica. Devo vivere a cannone questa cavalcata. Invece. Oh. Oh. Sì, Fit Theatrical Agency. Fantastico. Quindi la gente. La gente. Siamo finiti, Clyde. A me sembra una bella persona. Io gli affiderei. Tutto. Della mia vita, tutto. Rock music. Mi ha anche promesso che mi porta il cane fuori. Rock and roll, Brian Boss. Let's form a band. Tra l'altro. Formiamo una band. Oh, va bene. Vediamoci nello screening room. Tra l'altro non è tempo. Cioè, non è. Andiamo a fare i provini. Vediamo chi c'è. Chi si propone ai provini. Oh, allora, che tipo di gruppo vogliamo fare? Rockstar. Una sola? Rockstars. Una persona o tre? Ne siamo tre, potremmo anche fare dai, tre. Ma sì, dai. Tre rockstars. Cambiare porta del joystick. Tre star. Bene. Molto bene. Molto bene. Crazy Boss. Oh, vediamo un po' come comporremo il nostro. Allora, qua carica, abbiamo un po'. Crazy allora. Boss, this is Walkie Jaco. Mica subito. Walkie Jaco lo vogliamo? Lo vogliamo Michael Jackson? Che cazzo. Ma è una domanda a cui puoi rispondere di no. Hai ragione. Cazzo. Oh. Che tanto ai tempi era gente attuale, cioè, era come dire. Allora, abbiamo Tina Tarnoff. No, Tina Tarnoff non no. Non promette bene via. Tarnoff, mi dispiace. For Out Boss. Oh, c'è Elvin Dwight. Elvis Costello. No, è Regine il Dwight, è Elton John. Oddio. Elton John e Michael Jackson, ma why not? No, guarda che ce ne sono tanti, Ah, ok, allora no, salta, dai. Troviamo una giusta... Iggy Carras. Subito. Signori, subito. Come non si fa? Può. Cioè, abbiamo già Michael Jackson e David Bowie. Basta, enough said, abbiamo già vinto. Titoli di coda, vinci. Avete vinto. Esatto, risposta esatta, hai vinto, basta. Allora, c'è Doris, ragazzi. A Doris è molto bravo, però però forse... io voglio vederne ancora. Ma vedo acquagliare. Sì, non c'è chimica, ragazzi, non c'è chimica, non c'è chimica. Non c'è chimica. Però c'è Bill Collins, che è un ottimo... Ma non è Pacciani, cioè è Pacciani, Collins. Troppo Pacciani, andiamo avanti. Diciamo chi c'è qua. Oh, Maradona! Maradona! Maradona fu ferita, dai. Maradona. No. No. Dai, no. No, 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 dai, non ancora. No, no, no. Io sono fiducioso che... Lume. Ma questo è Lemmy! Lume. Io vorrei proprio Lemmy, però vorrei vedere no, cosa c'è dopo. Più che altro Lemmy con Bowie non ce la vedo bene. Ah, queste sono le Salt and Pepper che diventano delle gemelle siamesi senza in culo proprio qualsiasi allora, tipo di pudore. Devo dire che un disco Michael Jackson... Che si chiamano Scratch and Sniff, tra l'altro. Salt and Pepper sarei interessato a sentire. Sì, però il problema è che sono delle gemelle siamesi, quindi un po' mi inquietano. Però c'è Sidney Sparks. Che è Sid Vicious. No, è Gary... È il pedofilo, dai, come cazzo si chiama, avete capito, no? Gary Glitter. Unbelievable. Oh, Rick Astley. Rick Astley, non ci credo. Rick Astley, molto bene. E siete stati ricrollati. Dick Nakered. Chi è lui? Mick Jagger. Oddio, ma no, sì. Boh. No, dai, ci vuole qualcuno di Soul. Fai tu Soul, fai... Oh, Gracie Chapperson, che è Tracy Chapman, eccezionale. È di Quicksilver. È subito, dai. Ma come fai a dire? Così possono fare Under Pressure, dai. Siamo gente senza fantasia, scusateci. Vabbè, Brian Moon Chief. Now let's name a band. The Non Stop Alien Mood Crowd. How about you? No. No. Ah,
bene, un nome. Keno Beaches, siamo le Keno Beaches. Sapete che Fabio ha la tastiera senza Dio. Senza... Sì, è proprio lui. Senza Dio. Che... La tastiera senza Dio. Non funziona la C. Kenobite. Neanche la S non funziona. Kenobite underscore P. Kenobite. 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 La oh. Kenobite. Allora, che equipment? Vogliamo di seconda mano, nuovo o d'oggi? Io dico d'oggi, d'oggi. Nel senso d'oggi. Se è così io dico d'oggi. Ok. Cosa facciamo adesso? Pratica? Sì. Sì. Sono tutti seri professionisti. Quanti giorni? Tre giorni. Siamo di tre. Di brutto che sbatti. Vai, capo. Tutta la musica di merda che faccio. Beh, geniale comunque. Questo secondo me. Il nostro manager non... Bad vibes is. Oh no, è un momento di pagare. Ah, amazing boss, I bet can we be playing like a dream by now. Shall we do now? Gig. Subito. Sì, vai. Subito. Gig subito. Pubs, wow, pubs. Tour. Pubs. Pubs. Così. Subito. Biglietto 5. 5, dai. Meno o meno la gente non dai valore al tuo lavoro. È vero, è vero. Ok, quante notti? 6. No, 6, 5. No, ho schiacciato quattro. Va bene, va bene. Assumiti grandissimi, le eccoli qua, i Kenobite. Guarda che questo è un palco della Madonna proprio. Madonna, totale. Tra l'altro, voi sapete che Freddie Mercury ha fatto sia un duetto uscito poco tempo fa tutto. Con Michael Jackson. Davvero? Uscito da poco, sì. Con Michael Jackson, sì, com'è? Pessimo. No. Cioè, pessimo, inutile. Ma il tizio con la maglietta che ho scritto Kick Me, quanto vediamo è bello. Un po'. Come hanno suonato le vendite? Beh, 200 ticket a 5.000, ottimo. Molto bene. Non so se ho quanto ottimo in realtà, eh. Beh, ah, dai. No, beh, ogni sera. Ah, forza ragazzi, andate. Ah, ogni giorno, ok, com'è andata oggi? Mille. Mille. Va bene. Vabbè, oh, 1.000 euro al giorno. Interessa, 300 al giorno, sono soldi. Sì, sono soldi, sono soldi. Ma... 1.000 ancora, molto bene. Secondo me lì non costa un cazzo. Oh, e once ancora. Quanti concerti sono? 4, giusto. Vai. Com'è andata? 200. Vabbè, dai, io se faccio 4 serie di seguito con 200 persone sono contentino, abbastanza. Oh, there's a guy on the phone from Floppy Disk who wants to sign a Kenobite. Floppy Disk è il nome della casa discografica. Beh, ma è tutto giusto. Allora, 5.000 e 3% di royalties. Vai. Vado? Ma 3% di royalties? Ragazzi, non è tanto, un pochino. Allora, no? Boh, non lo so. Dai, no, vaffanculo. Ah, vai, Ghost Little Wears, vatta i polsi, faccia di papero. Oh, cosa dobbiamo fare? Facciamo regali ai ragazzi, sono stati bravi. Ah, grande, dobbiamo tenere che Kenobite happy. E cosa possiamo regalare a questi ragazzi? Un fumetto, un fumetto. No, dai, si incazzano. Drinks. Drinks non sbagli mai. Oh, 300 pound di drinks. E darò un po' di pubblicità ai ragazzi. E poi un bel concerto ma un po' più grosso. Ah, publicity stunt, unbelievable move boss, just leave it to me. E qua c'era la bellissima vediamo pagina in... No! No! È successo di nuovo! È morto! No! Cioè è durato pochissimo, l'abbiamo steso in 4 giorni a Michael Jackson. Mamma mia che no, perché c'è abbiamo ammazzato Michael Jackson subito. He has gone to the great record label in the sky. Cioè basta, fine, è morto. Beh, adesso il concerto memoria. Certo, perfetto. E lo facciamo alla grosso, grande. Lo facciamo grosso, lo facciamo in un club. Universities. Dai, ci sto. Mi piace Universities. Allora, ok, ci costerà 2008 a notte. Urca puttana. 10 ragazzi, 10. Mi spiace, ma è morto Waco Giaco, cioè ragazzi. Cioè, adesso è quante notti? 3 nights only però. Sì. Secondo me è una in meno perché siamo uno in meno. Sì, esatto. I Kenobite ormai è un duo che possono cantare solo se, cioè, ci posso Under Pressure. Mi prende veramente male, ragazzi. No, no, vedrai che va bene. E ogni tanto quando fai dei publicity stunt va male. Finalmente. Oh. Ma magari che poi muore che poi è morto in un'orgia. Come fai a morire in un'orgia? Oh no, siamo andati. Abbiamo fatto bancarotta, ragazzi. Siamo andati subito. È andato malissimo. È andato malissimo. Cioè, però vuoi mettere che cioè,
muori in un orgio, non è che muore di overdose durante un orgio. Almeno quando è morto solo uno. Cioè è morto facendo quello che amava, tirandolo nel culo alla gente, però non... Che tristezza però. No, voglio riprendermi restando, 2016 però, restando in ambito, in ambito, in ambito, come si dice... Quanto è anni 80 questa selezione? Mamma mia. Amici, questa sera dovete ringraziare, come spesso succede, Babic, che ha fatto tutta la selezione. Ma lui con la Costa. Che pezzo è? Ma non è un pezzo di Don Durán. Però ci abbiamo creduto per un attimo. Beh, siamo sei il tipo di Simon Le Bon. Sì, poi faremo anche sei il tipo di Madonna. Ready, load, press play on tape. Ciao, benissimo, risolto il problema di questo che non funziona. Sei il tipo di Madonna. Sei il tipo di Madonna, secondo me avremo un esito simile. Però comunque, vediamo. Magari siamo più il tipo di Madonna che il tipo di Simon. Anche questo. Entro il blu. Non l'hai ancora no. fatto. Va bene, sei tipo di Madonna? Press play on tape. Benissimo. Benissimo, bene. Molto bene, molto bene. Mi piace che la risposta sia Randy Lord. È così, la risposta a tantissime domande, effettivamente. Ma andiamo peccato. Al mame, facciamo un momento mame. Ti chiedo ancora un attimo, visto che abbiamo pisciato questi due test, vorrei giocare a questo, che è stato un mio punto fisso dell'infanzia. Allora, vabbè, facciamo il test alcolico così. Test alcolico. Test alcolico è stato programmato da un soggetto da un misterioso nome Elke Saller, di cui forse qualcuno potrà dirmi qualcosa di più. Comunque, ma giusta, ci spiegano che si uccise con l'Arab Strap. Va bene. Cosa vi piace bere? Birra. La birra. La botte. La botte. Ci piace la bere botte. La botte, che è un drink tipo... La botte. Direttamente la botte. Ecco. La botte. Trovato su una cassetta registrata pirata nell'83... Stop, test, avete bevuto abbastanza. Test alcolico cambiò la mia vita perché capì che era bello bere. Esattamente. Ok, quante unità avete bevuto durante l'ultima ora? Risponderò a Fabio, che secondo me... Ok, vediamo, cioè risponderò sinceramente. Allora, ho bevuto... L'ultima ora un quarto di litro. Tra l'altro, perché stiamo giocando a questi giochi? Perché i test erano una mania molto importante. Abbiamo bevuto nell'ultima ora... Un calice di spumante o di vino? Due cose di birra, un coso di vino, tre. Tre. Quante medicine, ma anche zero, scusami, cioè, ma... Non ho, ho preso una medicina naturale. Due. E nella seconda ora, un'altra. Non ancora, dopo, questo dopo. Bene, grazie. Grazie a te. Dopo l'ultimo pasto, avete preso più di tre medicine? No, non no. sono... Due, te l'ho detto prima. No, mi sono prese più di tre dopo l'ultimo pasto. Siete in grado di costruire una scala da 0 a 10 nel vostro bere abituale? È una brutta domanda, eh? Urca. Io direi un 7 solido almeno. Ma no. Tanto vi faccio notare che bello il pacchetto di sigarette che ho trovato oggi. Che è mamma che sputa fumo in faccia alla bambina. Eh beh, ma quanto pesate? Peso 70 kg. Facciamo un test della memoria, avanti. Va bene, cioè, dai. È bello perché ti danno del settantenne, non è palese. Sì. Facciamo un test della memoria, avanti. Allora, tra poco compare nel suo schema di numeri scelti. Questo è il test della memoria, te lo ricordi? Ok, ordine e... Ok, va bene, ok, ce la posso fare. Nel caso ve lo contassi, Siete qui. No, aspetta, hai schiacciato troppe volte il tasto, quindi adesso... No, vabbè, era 8, 9, però non ho fatto in tempo a vedere. Rivolgetevi al vostro medico di fiducia, sarebbe un'ottima risposta. 8, 8, 9, 4, 3, 7, vabbè. 8, 8, 9, 4, 3... Te l'avevo detto, Commodore, che non sono un alcolizzato, lo sapevo. 9, 6, 8, 1, 5, 3. 9, 6, grandissimo. 8, 1, che lui le... 5, 3, 0, 2, 6, ma basta. Ci sono 50.
0, 2, 6, 8, poi non ho neanche guardato. Facciamo un test di riflessi. Schiacciate rapidamente il tasto corrispondente, che la tastiera muta al buio. Ma sai che io avevo una beta, perché io questi non ce l'avevo nella versione pirata, avevo una versione intermedia. Che figo, la prima volta che vedo il test completo. 9, 9 è questo. 2, 2, 6, 5, 9, 0, 5, riflessi discutibili, 9, 5. In una scala da 0 a 100, dove 0 è astemio e 100 è totalmente ubriaco. 38, vabbè, dai. Secondo me è molto affidabile, è attendibile. Sei totalmente ubriaco. Totalmente ubriaco, semplicemente non hai premuto nessun tasto perché sei diverso. Beh, molto bene, bello, mi piace. Ma mame. Direi che è un momento di mame. Poi paninare e torneremo dopo. Cazzo, paninare. Quasi quasi. Io un paninozzo. Guarda che secondo me è il momento di. Panozzo me lo spiego. Allora, non ce ne vogliate, ma. Un bel panino. Allora, è il momento di una lezione di. Street di linguaggio della strada. Degli anni 80. Panozzo, se eravate dei paninari a Milano che si trovavano da Burghi in piazza San Babila a fare i fasci di merda, potevate guardare questo. Attenzione, vediamo. Se eravate dei galli. Se eravate dei galli, esatto. Avevate le schermate nere così. Paninaros language. Sparita la chat. Ok, eccola di nuovo. Paninaros language. Uè, Babic, Paninaros language. Preview test, cazzo, dai. Allora, storia, iniziamo a studiare. Tirate fuori il rospo dal gargarozzo, bambascioni cari. Dillo tu che sei milanese vero. È vero, è vero. Uè, tirate fuori il rospo dal gargarozzo, bambascioni cari. Smerigliatevi fusibili. Il computer vi dà le dritte per costruire qualche discorso. Un frego gallo. Un frego mi piace, frego. Volete cuccare il gergo troppo giusto dei panozzi più tosti? Madonna. Ogni volta che schiaccerete un tasto apparirà in video un tostissimo esempio in puro eloquio da Cucador. Mamma mia, la parola Cucador. Chi è che qualcuno dal mondo ha inventato la parola Cucador a un certo punto. L'alluppato broccoleggia ma spadella l'arci libidine di cuccare al buio in discoteca per quagliare la brodaglia al triplo gusto, si ciuccia così un bel pacco da un tarro. Cosa? Allora, che fonda appena preso la serata, ragazzi! Si ciuccia così un smando 3 minuti di cervello per squadernare una gallata pazzesca. Allora, la parte del pacco del tarro... Chi sono io per giudicare, però... No, non è chiaro. Me lo immaginavo di... Ma perché è un po'... Fascio gay. Andiamoci a prendere un bel panozzo. Allora, sbarbato, sdrumato, cannato posso. E schizzato, rompe una slandra slegata a Maruga. Scusa un attimo. Cos'è? È un poeta. Allora, se lo sbarbato, sdrumato, cannato e schizzato, okay. Questo è il nostro soggetto, rompe, ok, sì, una slandra slegata a Maruga. Che cazzo è? Un frego per cattare l'inchiappata modello hard rock. Scazzando tosti i mortaccioni patentati per riarci ciuccare i giusti e macerare i gini. Riarci ciucciare, se vogliamo essere precisi. Riarci. Premi S per stampare la frase. Cioè, beh, questa non ci vuole. Non lo so. Io premo un tasto. Io non so se voglio cattare l'inchiappata modello hard rock, sinceramente. Che vita, ragazzi, quando si fiocina un bel mega patinazzo da un gran gallo per cattare l'inchiappata modello hard rock. Si va a schiena così, si aggiusta la mossa taroccando un moncler rosa. Taroccando un moncler rosa. Per rire, praticamente compone delle storie. Sì, è un generatore di gergo panazzo. È vero, Babic deve cantare questi testi. Questo qua è il generatore di testi per Babic. Mi prendi il posacenere che fu lì fuori, per cortesia? Questo è un... Molto bene. Sono bene, allora... Metico, secondo me la serata può continuare così per sempre. Esatto, adesso Babic esegue i testi del paroliere più raffinato del mondo.
sbarbato, strumato, carnato e schizzato, rompe una fighettosa pensiforme in madonnara. Per smassico, do yourself, al tassametro si spara così un cane calo. Usmando tre bevuti di cervello per squadernare in arena una gallata pazze. Incappata, modello art rock, si avviora, cioè ha una rapina fumata e incasinata, spadellando una mega compilation arcilipidicosa. La lupa broccoleggia, ma spadella una fighettosa, ah, è difficile, una fighettosa pensiforme e madonnara per usmarsi con i do yourself. Ma cosa sono i do yourself a tassare? Non lo so. Ah no, se non sarà il... No. Vorresti dirmi che non ti sei mai fatto un do it yourself a tassare? Per sumarsi col duro selfa tassametro si spara così un grande caldo, circoballando una fiorellina bella ben burrosa, per gripparsi così tutto il movimento. Un vero panozzo non sleppa le fittizie rambate di fresco, per la gioia troppo giusta del gargarozzo si flippa una squinta tutta flash, asciugando la fresca, accende troppo raspa per squadernare una gallata pazzesca. E sbarbato, strummato, cannato e schizzato, rompe le rompine casinogene con l'aria tutta riba, per un spazio con i tuoi yourself si schiodano con i coatti e fuori di testa, asciugando la fresca e centenari, troppo raspa per sgrifarsi così tutto il movimento. E un ratto di Timberland la scassa pure, le rompine casinogene con l'aria tutta riba, per quagliare la schizzata si giuccia così quel pacco di un tarro, circovallando un fiorellino ben burrosa, per gripparsi così tutto il movimento. E addosso spende tre gambe per slamare l'inchiappato tutto nero, e il babascione per incartolarsi da burghini, ingubbiati si schiudano coi coatti e fuori di testa fuggannoci fra le sbarbate, per rinciucciare i giusti e macinare gini per rin... Ma che cazzo è? Comunque è veramente fuori di testa. Rinciucciare è subito nel mio vocabolario. Cioè, ma io da domani parliamo, tutta la comunicazione di Kenobi Squash Production sarà così. Uè, sbarbo. Allora, premiamo F per terminare. Cosa succede? Che vita, ragazzi! Quando si fiocina. Una sfidizia. Wow! Non puoi smettere mai per serpentarsi le piuttoste cosce sprint. Però la parte dell'asciugare la fresca ai centenari è veramente troppo raspa. Uè, troppo raspa, cazzo. Uè, centenari, ma c'hai la fresca troppo raspa, c'hai. Io vorrei andare adesso a San Babila nell'86 e cominciare a declamare queste frasi in mezzo ai panozzi e pigliare, giucciare la fresca ai centenari. Esatto. Premi F per terminare. Che però va avanti ancora. Non si può terminare, è finto. Vabbè, però io direi che a questo punto non possiamo non avere questo. Vai, Paninari. Continuiamo questo momento Paninari. Wow. Squinzi, col bomber, la Vespa. Con Moncler. Il Moncler, giusto. Questo è l'intervallo. È l'intervallo del Rai. Che poi è cos'è Paradiso? Paradiso. Sexy Paradiso. Sto
questo è lo humor più underground possibile. Sì, siamo molto underground, ragazzi. Livello underground, meno 100 paninari di gallo di strumo della ficazza della fresca dei centenari. Esatto. Vai, prendi spazio. Raspadura. Squinzi e paninari 64. Questa cassetta. Ah, questa era l'introduzione della cassetta. Contiene programmi, test e videogiochi. Sono i videogiochi. In realtà, giovanile di costume del tutto italiano. In qualche modo. Si impernia sulla simpatica e popolare figura del paninaro. Arlecchino sta presentando. Vediamo. Allora, ecco la lista dei programmi che nella cassetta: Big Dance, Funky Music, Hamburger Time e Batteria Elettronica. Ricordo di fermare il registratore dopo aver caricato i programmi. No, devi caricare a mano Big Dance dalla lista. Ok, quindi devo fare... No, proprio a mano, prendendo il Big Dance lì. È qua. Secondo me Eccolo. Big Dance, questo probabilmente non lo conoscete, ma secondo me è una cosa veramente carina. È una sfida rock tra metallari e madonnare. Le madonnare sono le donne che disegnano le madonne, certo, sul marciapiede, sì, tra l'altro. Sono... Cioè, è incredibile, sono... Fai partire il demo. La demo, vediamo la demo, vediamo la demo. Vedete, c'è un metallaro con una catena. Davanti al Duomo, davanti al Duomo. Davanti al Duomo. Quindi gioca in casa. Ma è veramente, tra l'altro, è proprio. Cioè, i colori, tutto così anni 80. E Madonnare erano i fan di Madonna, perché vedo gente che è chiesa. Ma in realtà anche della Madonna del Duomo. Cioè, la Madonnina. Eccoci qua. Madonna, ma guardate che Duomo 8 bit meraviglioso. Madonna. Questo è proprio digitalizzato da foto, eh. Lo Spettro manda i saluti allo staff di Arcadia. Saluti allo Arcadia, Spettro e saluti allo staff di Arcadia. Nel senso mitologico del termine. No, il cinema di Piertello, chiaramente. Giuseppe. No. Cazzo, figlio. Va bene. Bene, allora io voglio iniziare. Non puoi. Non posso. Fate il furbo, F1. F5. Big Dance. Oh, esca. Hai rotto il gioco, hai rotto la parte basic del gioco. Big Dance su... Oh, fallo ripartire, il primo in 5. Tu direi, potrebbe anche bastare. No, no, in realtà voglio giocare... F1 sono chiaramente metallaro. Cambia joystick. Bene, hai resettato tutto, è stato molto. Hai sbagliato l'ultima mossa, il punteggio di 10. E quindi giochiamo ad Hamburger Time. Esatto, mi sembra giusto. Dopo Hamburger Time, che era nella cassetta 1, 2, 3, 6. Perché? 1, 2, 3, 6. La classifica è 1, 2, 3, 6. Perché 4 era troppo lunga, non è stata decisa. Vabbè, ma è Burger Time. È Burger Time, però lo ritirarono fuori, ovviamente. A parte che Burger Time è molto anni 80, perché celebrava come i panozzi i panozzi. Tanto l'idea di mettersi l'uovo nel panino è molto invece così operaia, una cosa operaia. E lo ritirarono fuori appena arrivarono i paninari in Italia. Burger Time addirittura in sala giochi lo ritrovavi di nuovo, perché era diventato cool di nuovo. Questo l'ho diventato adesso, però insomma non penso che nessuno si formalizzerà. Mi piace molto la carne, guardate la carne con quei puntini neri. Sì, come bella cicciosa. Sì, sì, cicciosa, Kobe credo. Intanto anche il suono del panino. Tra l'altro un level design di merda, che assolutamente l'originale Burger Time non aveva. Ricordati che hai anche il pepe. Sì, vero, posso pepare la gente. Sì, purtroppo non potevi pepare il panino. Sarebbe stato più interessante, siccome Risk Reward, dove si è potuto pepare per punti bonus il panino, però privandoti di un'arma. Ah, guarda come hai pepato. Pepe bianco di Cayenne. E dai. Non so se è più dannoso Ash che legge Necronomicon o voi che risumate Logica 2000. Beh, io per fortuna non avrei dubbi. Questo è bello. Ash che legge Necronomicon? Sì, Ash, quello dei Pokémon. Che legge Necronomicon. La casa. Un attimo. Che suoni? Allora. E qua va molto male, perché non ho potuto fare niente. Il pepe è dura, il pepe è un pepe persistente, perché è un pepe di Cayenne, ma quello di Maldon proprio, quello selezionatissimo. Quello di Maldon. Guarda che c'è la C. La C come ice cream, probabilmente.
Eccolo qua. Eccolo. Muore anche lui come Yarkun Fu. Forse era abbastanza comune morire come Yarkun Fu. Potrebbe essere il titolo di un disco: Morire come Yarkun Fu. E lo sarà presto, tra l'altro. Posso annunciarvi che nel 2017 uscirà un mio disco. Che è Morire come Yarkun Fu. Che è Morire come Yarkun Fu. Una suite di 25 ore. Con io che ripeto la stessa frase. Bene, bene, vedo che tu ci stai prendendo. Questo è il problema, infatti ci prende gusto. Ma ho questo fatto che mi piacciono i videogiochi. Cioè, quelli marroni cosa sarebbero? Si chiedono. Quelli marroni sono gli hamburger. Sono salsicciotti andati a male, secondo me. Questo spiegherebbe tante cose. Cioè, tra l'altro, Rainbow Islands prende molto da Burger Time. Questa cosa di far cadere sopra i nemici la roba. Gli faccio cadere gli arcobaleni, qui fa cadere i panini. Pepe, questo lo metti nel panino, se lo blocchi sopra il panino lo incorpori. Chi non vorrebbe incorporare una salsiccia? Guarda che bello il braccio della salsiccia. Poi sono veramente degli stronzi ambulanti, eh? Cioè sono... Sì, è il loro lavoro. Non giudicarle così. Allora così si vince facile proprio. Beh, io direi che poi tra poco abbiamo il momento. Guarda, adesso io chiamo il momento petto nudo. Il momento petto nudo si manifesta. So che suona male il momento. Come se avessi accettato. Come accettato? È il momento, Ugo, di asciugare la fresca ai centenari. E chi meglio? E chi meglio asciuga la fresca ai centenari di Indiana Jones, che asciuga la fresca alle centenarie di brutto, le squinzie centenarie delle tombe etrusche. È permesso qua, Indiana Jones, il buon Indiana. Sentite il rumore del credito di Atari. Mamma mia, l'FM proprio fatto persona, anche se non è FM. Cos'è il Poké? Come non è FM? Usava il chip Poké. No dai, questo è FM. Premi tab un attimo, verifichiamolo. Vai su Machine Information. Sì. Pochi. Cos'è il Pochi? Pino, aspetta, però YM22251. Ok, abbiamo fatto il momento scacciafiga totale e fino adesso invece era con le raste dure sulle centenarie. Ugo. Secondo me è veramente il gioco perfetto degli anni 80, nel senso che così come Indiana Jones, il mi ha detto, era il film di Indiana Jones per gli anni 80 dal punto di vista concettuale. Senti come parla, devi scegliere una porta. Bravo. E va a medium, perché? Perché gli piace sì, la medium. Ci sta. Allora devi liberare affrustati i bambini, come sempre. Come non se... morire così. No, non devi farlo. Senti la voce sintetizzata dal TMS di Harrison Ford. Devi beccare tutto. Puoi beccare quello dall'altra parte. Wow, bellissimo. Bello però era il gas. Vai col gas. Vai col gas, vai col gas. Possiamo dire che è un gioco di merda? È un bellissimo gioco di merda, ma... Frusta i bambini! È un gioco di merda, però c'è quella della bruschetta, c'è il Color Cycle molto amiga sul fuoco. Dato questi qua si buttano senza pietà. Devi solamente... No, a destra, c'è uno solo, a destra e li hai finiti. Questo tile rotto. Insisti, fallo cadere giù quella merda. Guarda che c'è Molaram che ti spara, colpiscilo. Vai, che c'è l'ultimo lì davanti, dai! Vai, Dio Cristo! Time the spikes before crossing, però... No, sì, sei vivo. Bene, vai all'uscita, giù di là. Ma non così, giù di là. Ci sei quasi, ma non è qua, vai su, sarà a destra, sicuramente. Sicuramente a destra, vai. Stay away from instant death. Stay away from instant death. Grandissimo suggerimento. Vai su. Dino sei ancora stato. Vai sul gas, colpiscila e vai. Anzi, non colpila, vai su. Bravissimo. Vai su. Su, è giusto su. Mi ricordo, c'è la testa del test. La testa del test. Vai,
vai. Entra dritto. No. A sinistra. Whip Flaming Heart. Quante vite ci sono? L'ultimo, vai a sinistra. Ma Dio Cristo. Continua. La risposta è Dio, se vuoi, stai cercando DP. È DP, Double Penetration, giustamente. Poi neanche. Beh, guarda, io dico che questo è bello, ma è il momento di mettere il primo gioco veramente bello della serata. Beh, adesso. Però, per come piacere... Come beh adesso? Beh, visti molti belli. Mi fai per piacere cheat e partiamo dal secondo stage? Che merda. Sì, perché mi hai visto troppe volte il primo stage di Rastan. Select starting round, sub round. Su. Dove? Eccolo qua. Round 2. Benissimo, Invincibility. Voglio la Fire Sword. Ok, Invincibility, dai. Invincibility? No, no, è Infinite Energy, dai, più bello. Va bene, quasi è, mi sento quasi in colpa. No, cioè, no, io mi sto giocando in emergenza medium, ma voi super cittori, però. Sì, ma è per lo spettacolo, capito? È lo spettacolo. Allora, il suono, questo suono, quanto va avanti, senti che decay pazzesco. Guarda quel King Kong. Mamma mia. Tra l'altro, la versione già qua comincia con una scenetta bellissima che qua è tagliata, in cui c'è tipo Schwarzenegger visto in primo piano. E si comincia dal secondo stage, in culo a tutti, speedrun di Rastan. Rastan in realtà è ovviamente un figlio di epoche precedenti, no? Perché si va dalla prosa di... Dora di romanzi di Rastan. Come si chiamava? Cromwell, Oliver Cromwell, fino a... Howard, grazie. Ron Howard. Ron Abbard. Era un po' E dai, che brutta. Guardate la comodità di avere energia infinita. Basta seccature. Guarda che bello quello. Però non c'è come avere energia infinita ma morire così. Vabbè, come cazzo, cioè, io volevo togliere tutta la difficoltà, volevo lasciarti il gusto del sale. Diventa un platform. È che non riesco a giocare di merda. Cioè, gioco di merda perché sto giocando di merda. Chiedono se mettiamo Nastar. No, Nastar è un gioco di merda, veramente. Ah, lo dici anche tu, è verissimo, veramente di merda ma con grandissima musica. Nessuna persona è parte dalla foresta, abbiamo cheatato brutalmente per partire da stage 2 perché abbiamo visto lo stage 1 di Rastan un miliardo di volte, siamo stupidi. Quindi dallo stage 2, così, parallasse. Mi voglio di giocare a Rai, sai? Ma che bello! Quel fantasy un po' anni 80 improponibile. E anche a Willow nell'attacco. Eh? Guarda, io ti apprezzo perché ne sai abbastanza di videogiochi. Non ho sentito parlare. Tanto sta raccogliendo veleno su veleno, ma non mi è quasi un cazzo. Ovviamente i bonus elargiti dai nemici vengono modulati sulla base di come giocate, vi sta percependo che avete vite infinite, quindi probabilmente il bonus fuori di mappa. È un signore, non uccide le donne, niente femminicidio neanche oggi. Però i mostri sì, mostricidio. E comunque sì, è totalmente... Che gioco matto. Cioè... è qualcosa che è decollato secondo me, cioè mentre l'aspetto più fantasy era già apprezzato, è dato proprio fin come in battle, credo che sia nel 78. Tu ne sai. Qua ci dicono che Nobit e Babic vogliamo una versione remixata della canzone di Rastan. Va bene, dopo la faremo. Che porca. Dopo così. Mi raccomando, eh. Guarda che c'è la mia. Bene. Attento al pesce che come sai è pericoloso, vai e vai, guardate come avanza, continua a raccogliere belli di bollo, corre velocissimo, ci crede, ce la fa, fortissimo nell'immunionabilità. Certo che potevano mettere un paio di musiche di più, non posso dire questa cosa. Ma che non ci arrivava mai nessuno qua. Conan è del 82, ma veramente, perfetto, perfettamente in 80. Ma scusa, allora io di quando è? Cioè, quante volte l'avete vista questa cosa in sala giochi? Io pochissimo. Fantastico, forse di 82, perché siamo in tema con Conan, Rastan, Daito, Kenobi. Tra l'altro, il nostro amico Riccardo Landi... Devo prendere giustamente... Se vuoi. Dove mette la spada? Allora, il nostro amico Riccardo Landi ha un cabinato a casa con dentro Rastan e sta studiando... per fare un long play serio, fatto bene, mica come questa poverata che sto facendo io,
di Rastan. Che quando mai non mi fa scendere? È il momento così. Beh, Violenzo, vuoi provare Surgo? Abbiamo un Surgo al, alla console. La spada che fa il rumore del cannoncino. Sprite bellissimo. Guarda che figo lo sprite del mago che ti spara. Ma la musica, in realtà il brano si chiama Aggressive World degli Zuntata, che è appunto la, il brano che state sentendo qua sotto. È una figata paurosa, devi fare due spada. Fare il salto e sparare in due. Però anche a me lo stava prendendo sconcio. Così, ma con più convinzione. Oh, adesso puoi morire sotto questo. Esattamente. Pappa, pista. È un surgo sì, obbediente. Allora, sì, lo faccio un'ultima volta perché sì, perché ce la si può fare. Vado un po' avanti con la sgarzulità di chi è convinto di avere la vita infinita, perché ce l'ho, tutto sommato. E così, subito. Poche cazzate. Beh, però va. Ah, mi sa che bisogna chiamarsi punto di domanda. Che è un po' una. Cosa è successo? Sei morto come. Sono morto come. Guarda che. Guarda che game over mega metal che c'era. Metal Slike. Beh, allora, se questo è il lato duro degli anni '80, io vorrei continuare con giocando a Raigar, uno dei miei giochi preferiti. Assolutamente, bello. Che è la versione. Non so, secondo me c'è del Krull dentro. C'è qualcosa di. C'è nettamente del Krull. Allora, guarda, Andrea Babic, io... C'è nella mia minestra. Sì, chi ha messo questo Krull? Allora, aspetta che... Voglio che la gente veda la bellezza del... della intro. Cioè, guarda che bello. Cioè, io questa schermata qua la potrei tenere come sfondo del desktop perennemente. Eh sì, dopo mezz'ora ti ritrovano con un rivolo di bava a terra. Come spesso succede. Legendary Warrior. Mamma mia che... Questo non mi piacerebbe avere la PCB. Io ce l'ho. Ce l'hai? Com'è? Bella. Non funziona. Mi hanno regalata perché non funzionava. Cioè funziona tutto, ma c'è un flickering costante su tutta l'immagine, quindi giocare è praticamente impossibile. Però magari pulendo. Sono arrivato allora, al terzo però stage. Però pulendolo allora magari. No, non lo so, dovrei provare. Ma vai Mona! Che bello! Molto bravo in questo gioco. Anche se in questo momento non è sembrato, ma conosco tutti i trucchi. Allora sì, questo giocato sul PCB fa la differenza. Tanto non è questo basso come musica, bellissima musica di... Tsukasa Masuko. Masuko Tsukasa. Tsukasa Masuko. Devo prendere tutto un sistema di bonus bellissimo. Bonus nascosti, bonus segreti, spaccare la gente al volo. È tutto molto bello. Tra l'altro può anche saltare in testa ai nemici come in Super Mario Brothers. Beh, cioè, molti punti in cui saltando si trovano bonus nascosti. Forse uno dei momenti più alti di Tecmo, che ha appena cambiato nome. Forse questo è il primo gioco a non chiamarsi Tekken ma Tecmo. Non lo so, forse è tutto lì. Non lo so. Uffa, tutta, tutta. Ah, bonus. Tra l'altro, ogni top nemici uccisi viene elargito un bonus. Sto aspettando. Wow, questo è fighissimo, ragazzi. Se riesco a prendere questo, ragazzi, siamo a cavallo, Eccola, vulnerabilità, purtroppo contemporaneamente di vulnerabilità, sta finendo il tempo, mancano 0 secondi, devo solamente muovermi perché se riesco ad arrivare in tempo alla fine, nonostante il tempo sia scaduto, non vengo ucciso. Infatti è stato così, sono anche vulnerabile, guardate che bello che mi... Mamma mia! Ne ho ammazzati parecchi, sì.
Il fuoco sotto il terreno è pari al primo livello di Hawkeye, da cui in effetti tanto ha preso. Quindi sono vulnerabile adesso. E tra l'altro ho anche preso nel frattempo, per quanto distratto, il bonus Krull grosso, diciamo così, nel senso che è un Krull grosso. È un grosso Krull che secondo me stai tutti insieme, no così, ma tanto sono vulnerabile e sfrutto questo momento di estasi suprema dell'invulnerabilità. Tra l'altro c'è un trucco bellissimo, però mi appresterò a mostrarvi, forse. No, non ve lo mostrerò. Poi tutto un bonus, un scotch, una roba che non mi ricordo. È passato tantissimo tempo. Ah, questi sono cattivissimi! In realtà se riesci a colpire tutti insieme ti danno un botto di soldi. Attenzione, c'è l'allungatore. L'allungatore ho lo sparo forte. L'allungatore sta per finire il tempo. Tra l'altro poi devo muovermi. Muovermi di brutto anche. Oh, ho preso un po' di tempo extra! Botta di culo! Ma quanto li odio, purtroppo. Perché se li becchi tutti insieme prima che cadano, fai 10.000 punti, capisci? Taramuno scoppione. Il giro di basso fa molto senso di assenza. Sì, infatti siamo sempre queste raffigurazioni gigantesche mascoline. È molto maschio questo gioco, ma è una cosa bella, l'omo eroticità degli anni Ottanta, no? Questo doganare una certa estetica. Una curva maschile, ma sì, ma perché? Ci piace? Ora vi mostrerò il trucco. The trick. Perché farsi questa roba è figa in effetti, vedete, si perdono un po' di punti, però sai che c'è, che cazzo è, cioè vado avanti fino alla fine del livello bello tranzollo così, senza che nessuno mi rompa i coglioni. Tu sai che palle per la mia squittizia, ci rumo il deca, con un deca non si va più via, raga. La fresca centenaria finisce il livello, io vi porto una particolarità. Cosa ci porti, Fabio Portorotti? Vi porto una birra del Baladelli, che è praticamente un barley wine. Ah beh. Perché è una birra che fa 11 gradi ed è, si beve come un moscato. È buonissimo. Qua è la riserva del Baladelli. Sì, così è. No, sì, ancora vivo, incredibile! Che pezzo di... Cioè, guarda che comunque è bella sta roba. Tra l'altro, anche la versione NES era bella ed era diversa. Aveva proprio un gameplay molto... Si sorseggia come... Sono affatto male. Bonus 70.000 punti. Ho preso mi pare il gallo di Dio, 10 stelline. Di Dio. Prendendo 10 stelline, ok, adesso ho tutto. E distrugge anche il boss, che non si è neanche visto, tanto l'ho distrutto veloce. Mamma mia, il cazzo. Ma ragazzi, cioè, massimo rispetto per me stesso. Ho 4. Massimo rispetto per me stesso. Ho 4 potenziamenti su 5 e il quinto è l'immunerabilità. Perché praticamente ho il full roster di potenziamenti. Sparo lungo, sparo grosso, sparo che va in verticale invece di ruotare sopra la testa, che è una merda. E il sole che mi permette di far esplodere. Salute, scusate se non partecipo in questo momento, ma come accettato? Sono la spadura. Cioè, questi qua allora, sono i gorilla con la fresca. Che diventano goblin volanti. Cioè, fica. Allora, il problema qua è che io adesso ho questo bonus di merda che non mi permette di fare il trucchetto. Mi permette di fare il trucchetto di saltare in testa ai nemici, perché ora ho un bonus che distrugge i nemici quando... Ma in tempi di Paina era la gabola. Era la gabola, cazzo. C'è una gabola gigantesca. Dopo ti mostro una gabola, cazzo. In Willow, che non la sa nessuno. Non c'è neanche le mame, cazzo. Tac. Tanto vogliamo in culo. No, non siamo andati in culo. Vogliamo in culo. Mine culo. Quanto è bella questa corda. È molto bella ed è molto comodo qui avere. Le volte pure è molto bella. No, ma guarda che grazie, è bella. Ma tanto io magari posso anche ucciderli, non lo so. Sì, posso ucciderli. Però 14 secondi. LOL.
scappano i gorillini e ce la fa con 4 secondi ancora una volta, riesce a battere anche il quinto livello, ha perso una vita, ricordiamolo, nei primissimi secondi di gioco, perché sono i California Dream Man, c'è tutto un California, un Go West, una roba. Anche i camaleonti, cioè. Allora, T1 dice il Tonyuti che in voi si sta mostrando. Ma il Tonyuti che noi una sera dovremmo averlo qua, Tonyuti. Sai che il Tonyuti l'ho visto una sola volta di persona nella mia vita? Beh, ma non lo vedo da un sacchissimo. Secondo me se lo invitiamo qua, Tonyuti viene, no? Sì. C'ha 3 canne, siamo a posto, no? E vince anche una vita, beh. Guardate i goblini, il gobelin. Secondo me sono vicino, sono in odore di altro bonus 70.000. Secondo me. Era proprio figo. Perché non puoi perdere tempo. È tutto fatto apposta per farti perdere tempo. Adesso arrivano i gobelin. Le gobelin di Luciel. Guardate come si lanciano in culo Mazinga, impedendomi sostanzialmente di fare tutto. Beh. E adesso, come let's tutti, fight. Come tutti gli shooter ad armamento progressivo, sono solo cazzi miei. Perché non ho più. Hai perso tutti i potenziamenti. Esatto. Ho perso esattamente tutti i presenti, infatti rigo dritto per cercare disperatamente un posto che mi dia il calore che non trovo più in questi. Guarda quanti, cazzo! Con tanto di scoiato volante pronto a curarmi. Vediamo prima di arrivare al 7, se Dio ci aiuta. Questi si là, guarda, si palleggiano in corpo, sono bellissimi. Guardate, guarda che figo lo sfondo. È bellissimo, tra l'altro il primo gioco penso della Tecmo Tekken ad avere parlato. Ma tanto è vecchio, che anno è? Penso 86, penso proprio un sanissimo. Perché 86. Per essere 90 è brutto, ma per, cioè è brutto. Per, dai, però per essere 86 è. Lo sprite piccolo un po' la versione più giappa di Konami, la roba degli sprite di Konami che noi amiamo e li vediamo. E va in culo! Però ho vinto la vita. Scusate. Ricordiamo che lo stream di Gnome Bros Production è vietato ai minori di 29 anni. Codinci! Un signore. Lo sta ricovando, Corindo sta ricovando. Un signore. Salute. Che bel suono. Grazie di essere con noi, ma adesso continuiamo con ancora qualcosina. Vediamo cosa abbiamo. È pregissima. È buonissima. Questa qua è la. Io direi Willow, perché sono le tre facce del petto. Ok, visto... ce l'abbiamo tanto sempre sul mame, Willow, sì. No? Abbiamo visto. Abbiamo visto, ce l'abbiamo. Ops. CPS1, classico proprio, classico setup da CPS1. Guarda. L'occhio della madre. Dramma! Perché è tutta. She wants, she leads a lonely life. The Holy Baby, Elora Danand, Evil Queen, Bavmorda. Bavmorda, oltretutto, è sempre stato un nome foneticamente. He was selected. È vero, perché è la roba del film, ma con quel trattamento grafico Capcom, guardatelo, è lui ma è Capcom. Ma anche. Come anche. No, aspetta, Hook di chi era? Di Spielberg. No, ma il gioco dell'Irem. Irem, è vero. A Super Game. Oh, a Super Game. Coming this summer. Ma come? A Magni Fantasy Field. Ma come coming? Si fa il trailer del gioco che stai giocando. Quindi si vede. Questi cazzi. Willow. Uno schemino di cartone. Con logo Lucasfilm. Ta-dan. Quanto è Capcom? Quanto è Capcom? Ma anche guarda, questo cielo. Guarda sta roba, cioè. Minchia. Super Capcom. Tanto se puoi accelerare il parlato. Tra cui io mi ricordo che c'è un po' più. A parte che c'è un inutilissimo charge. Ma c'è un trucco. Se riesco a farlo su me. Non spara in giù. Guarda gli alberi dietro che belli. C'è un posto, io solo conosco. Dov'è? Ragazzi, dove? Eccolo qui. Guardate un po' chi arriva sparando in quel buco nero tante volte. Vi ricordate quei personaggi del film? Io. Chi sono questi qua? I gnometti d'amore? Sono gli gnometti d'amore. È l'option. Option.
una faccia di merda. Cazzo, che bello. Tipo, mi piaceva vedere robe tipo questa anche su PC. Io questo non l'avevo mai visto in Sora Giorgio, eh. Mai. Poi ti lascia il tempo di farmare. Questa, siccome la versione adesso si vede un'eresia per molti, ma è una versione bella, uno, cioè fantastica, trollata. È la versione bella di Legend of Hirotom. So che per molti Legend of Hirotom è superiorissimo questo, ma col seno di poi. Oh no, c'è lo screen. In realtà sta palenta Super Nintendo totale. Cioè, sembra un gioco Super Nintendo Capcom. Sì, però ben prima alla fine. Holy Water. Quanto tempo? Allora, Charm Ring. Dato il tempo del gameplay. Quanti sono diventati? Cazzo, 441. No, la, la passata della puoi inchiappare. Ah, beh, perché... No, perché non hai spazio. Moonlight Magic, Light Magic vuol dire... Ma non ce l'hai. Non c'hai i soldi. Questo, puoi prendere il braccialetto magico. Aveva 400 e spicci. Ok, ecco, perché ti tiene il timer del gioco. È stronzissima sta roba. Ma guarda che cascata meravigliosa. Come tu mi insegni, Color Cycle... Protegge da, non dal fuoco, ma da quella magia che manda l'unità. Questa che adesso mi ha creato tutto, comunque mi protegge una volta solo. Ucciso. Ah, ma non mi torna il tempo, sorpresa. Succa. Però sarà finito il livello. No, c'è ancora il boss. Posso comprare del tempo? No. Anzi, scade anche adesso, cioè sta... Che malvagità il tempo che scorre nel negozio. No, ci ho fatto un checkpoint. Time over! Che stronzo! Ed è un game over netto! No, no, sono proprio io. Allora ricomincio, attenzione. Ah, dal checkpoint a cui però non mi hanno dato giustamente il tempo aggiuntivo. È peggio di lo Stay Gone. Molto più gestisci di tutto tempo, amico. Se io non ti dico lo spunto, se queste cose che più mi dà. Ah, di Wise. Beh, quanto è Capcom? Quanto è Capcom? Questi tre frame di animazione sono tutti Capcom. Cerberus. Ah, puoi fare il dash. Dov'è la sua fottuta barra di energia? La sua? No. Ah sì, la sua enemy. Quasi morto, è dai. Una merda, però. Ale! Che poi esplode, è bellissimo. Esplode e mi dà le monete come... Momento Wonder Boy. Ho liberato Mad Martiga. Verrò premiato con un'immagine. Discutibile, ma Val Kilmer non al suo meglio. Val Kilmer quando faceva Jim Morrison dei Doors. E adesso, altra cosa finissima, diventa, cioè praticamente modula tra Legend of Hirotom e Ghost and Goblins e Tazia. E naturalmente a questo punto che si vede solamente della parte. Pronto, mi fanno bere con gli occhi, guarda. Non è come credo. È un po' off. È una bella hitbox. Che fico. E allora... La trona di Dio. Però qua il charge fai un colpo ranged, hai visto? Ranged per modo di dire, però fa molto Robocop qua. Robocop, non so, Robocop è ancora in casa, sì. È merda. No, è muore anche Van Martiga. Rolling Thunder però non è molto 80s come tematica, quasi 60s esattamente, 70s
Prego, prego, vi lascio il posto. Allora, vediamo. No, ma abbiamo California Games. Califano Games. Abbiamo Califano. Califano nella mano. Allora, secondo me è il momento di... È il momento di giocare al Sega Master System. Califano nella mano. Che villano. Califano. Allora, Master System. Perché Master System 2? Master System 1. Dobbiamo giocare a quello giusto. Quello normale. Così, e giochiamo a Califano. In the City, California. Allora, Ciapolino Dracula è il mio preferito, ma eccolo qua. No, eccolo qua. Vai. Molto bene. Allora, volevamo giocare a California Games in quanto segno dei tempi, ovviamente. Ma ci sono tante versioni, mille versioni, tra cui anche una molto notevole per Atari Lynx. Questo qua è lui. Ma io amo questa versione, perché l'ho su Master System e l'ho amato veramente con tutto me stesso. E allora, compete in Sam Events. Quanti siamo? No, gioca con le gioie. Anche perché io posso dire che non ho mai giocato con le fognette. Meraviglioso. No, su Lynx è vero, il surf. Era il Bugset. Quei testicoli che lanci in aria. Sacchetto d'amore. Palleggio infinito. Chiaramente che Nobit sponsorizzato dalla Casio. Figo, this is correct. Minchia. Certo sei correct. Allora, gli eventi facciamo. Il surfing. Lo skating, la BMX e il fine disc. Così, finché non ci rompiamo i coglioni. Legend of Kage è molto bello. In realtà arriviamo a mostrare un po' i giochi di samurai. Eccolo, ovviamente ho sbagliato. Molto bene, ma adesso mi riscatterò subito. Siccome abbiamo una puntata sui ninja da fare, interamente sui ninja, vogliamo occuparci un po' di samurai dopo. Mi rifarò subito intanto, Si prende velocità scendendo così. Bisogna scendere con la stessa angolazione. Minchia, me lo ritrovo più facile. Unforgiving. Unforgiving totale. Cioè non c'è l'atterraggio sloppy. No, hai l'atterraggio perfetto o niente. Comunque fare quell'onda su Master System, ma anche su Commodore, non era banale, eh. Soprattutto col charset. Saltone figo! Ma non ti dà punti, non ti sì, sì, sì. E no, perché il punteggio è segnato alla fine come con i voti che ti danno i giudici. Infatti mi daranno un voto di merda, ovviamente, perché sono morto tre volte. Che Lule, siamo grandi appassionati di Psycho Soldier, l'abbiamo già giocato queste serate perché... Beh, allora, innanzitutto questo è molto deludente, il mio surfing, però sono primo, perché ci sto giocando da solo. Vabbè, è un bel modo per arrivare ai primi, mi pare. Allora, questo è duro come il ferro. Però senti qua di gruppo. È stupendo. Ok, quando un'idea di dolore di bisogno sbucciare il contatto. Allora, il salto non è istantaneo perché si carica così e tutto fa male. Che bello lo scrolling finto fatto usando il Rust. Anche Tomino? Anche tutto, l'erba? Tutto. Sì. Le crepe. Quanti segni e punti? Babam! Facepalm. Sì, perché più vai avanti più fai punti. Dolorosissimo. Boom. 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 Quello che dice Fatans dice che l'SMS è più figo. Beh, certo che l'SMS è più figo. Però porca ma... Scusate, lei però, insomma... Allora, su questo qua potremmo quasi essere più capaci. Pedalata. Ok, pedalata con questo. Perché la musica di Batman?
questo qua era il mio preferito quando ero piccolo. Troppo di... un po' audace, eh? Bisogna prendere la velocità, la cosa con la velocità. Dicono porca Maradona. Vabbè, ma è proprio lei, eh. Allora, ancora una vita per arrivare fino alla fine, ce la farò di sicuro. State assistendo a Fabio Portarotti che rivive la sua infanzia e scopre che non ha più 5 anni. Wow, invece sì! Bravo! Scherza! Lighthouse! Vabbè. Morto di testa, ending life! E ancora una volta primo. Era un po' che non ci giocavo, ma allora al frisbee, il frisbee lo do fortissimo. Frisbee era il mio preferito, stranamente. Che sapore Konami ai perolini, che è qua. Allora, qua tu vedi nella mappa in alto. Che figata. E devi... ah, devi buttarti per terra. Devi allora, prenderlo non è facile. Lo puoi prendere o in salto o da fermo o correndo. Quello da fermo è il più... è quello che vale di più. Ovviamente più... fai il tiro lontano, più il tiro vale. Come hai fatto? Non lo so, però. Bello, mi piace tantissimo quella linea di aria. Se Konami avesse fatto più giochi per Master System. Konami ha fatto più giochi così. L'ho mancato, eh. Sai che no, Konami non ha fatto neanche un gioco per Master System. Neanche uno? No, li ha fatti per Mega Drive. Sì. Allora, io però adesso a questo punto devo, visto che sono morto rapidamente in tutti, faccio gli altri due. Questo era il più brutto, secondo me. Ci sarebbe anche Skater Die, perché lo skateboard è veramente una bandiera. Bello Skater Die. Aerial! 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 E Land Plant! Però. Però il gufo c'è nel... laconico Didn't Turn in Time. Hollywood. Quanti colori poteva displayare il Master System? Cioè, altro non ne ho idea, però saranno... è che il NES aveva questa palette malvagia, il Master System aveva la palette bella. Bella viva, non si vede. Applicato riusciva ad avere 8 colori su uno sprite, mi sembra. Notandolo, eh. Mentre invece il NES era ancorato a 4. Cosa è quel teschio? È quando fai la curva... e hai rischiato un po' e però ti dà più punti quando la fai precisa. Bella. Allora adesso c'è il footbag, che è lo sport degli hippie del cazzo in America, cioè la pallina, lucky sack in italiano. In italiano, italiano, certo. In italiano. Footbag, che in italiano si dice lucky sack. E infatti l'ho messo un nero perché c'è già quell'atmosfera reganiana, di edonismo reganiano, che cazzo, è Ultran, abbiamo giocato Ultran, dai. Minchia Top Gun, cioè scusami, Afterburner. Burn. Grande! Era buono colpire il gabbiano. Sì, sì, fan. Allora qua ti dicono manovre che ti danno più punti e manovre che ti danno meno punti. Ma ovviamente ti dà più punti quante più manovre diverse fai. Vedi, Axel Foley. Poi c'era questa. Aspetta, bello. Allora era così. Palla a terra. La rigidità di questo mino, cioè sembra sì, che... in realtà appena è rimasto duro con la schiena, ma doveva sì, per forza apparire. È l'unico sport che puoi praticare se hai una scopa nel culo. Bello in spalla. Colpisce la barca. Musica che sfuma. Grande streak finale. Di testa. E adesso ci darà le varie
Vedi, ho mancato il 5 in a row e tutte queste robe qua. Dove hai fatto il Doda? Everybody sing a song, Doda Doda. Bene, questo era California Games. Right, Outrun. Outrun. Anche perché è mezzanotte, quindi è un bellissimo... Allora, lo giochiamo sul MAME, direi. Sì, sì, assolutamente. Ci allora, serve anche per Master System, ma perché? Ce l'avevo su Master System ed era una merda. Sì. Anche su Mega Drive era una merda, diciamolo. Oh, basta con questo buonismo che la 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 Mega Drive. No! Cosa? Outrun. Allora, lo giochiamo ovviamente. Sua amica faccia cagare i morti. Ne ho visto uno proprio che... Ah! Terribile. No, adesso la solita sfida di scoprire se funzionano i pulsanti. Vediamo. Magical Sound Shower, prova con le frecce. Giocherai con le frecce. E con i controlli, ma devi usare proprio il 1. È vero. Devi usare proprio il controllo. Hai trovato? Sì. Un misto, una configurazione interessantissima, vediamo un po'. Sta cercando il pulsante per partire. Control, lo trova. Prendiamo su. Che cazzo! Così mettiamo anche la nostra Magical Sound Shower. Che cazzo. Cicca Tonga! Ah, ma sta andando pianissimo l'acceleratore perché non è analogico. No, devi cambiare marcia. No, ma... Eri in marcia alta. Ah, ero in marcia alta. Sei in marcia alta. Adesso bene. Tecnicamente si cambierà con un altro tasto, ma non uscirò mai dalla seconda, dalla marcia alta. Ah! Comunque lo do anche a te lo capo, visto che sto guidando adesso con Outrun, sì. Allora, tutta la notte! Ma poi, poi sai che io voglio... Sai che pezzo voglio, vero? Non è come... Cambia la marcia, si ganzo, dai. Devi trovare il tastino con lo spazio. Adesso no, adesso c'è. No, va bene, adesso. Vai. E non ce la fai. Se cosa facciamo? Mettiamo il tempo infinito, che ne dici? No. Sì, stai per morire. Non adesso. Non così, pazzo! Ah! Attenzione! Vediamo se va! Sì, riesce a recuperare a zero! Con l'auto ferma! Uomo di poca fede! Non va in game over, ma riesce a continuare! Tempo infinito, escapismo, la California, l'Europa, l'America, tutti insieme! Ricordiamo che questo gioco è stato creato da grandissimo Yu Suzuki, dopo un'esperienza in America, in viaggio, almeno così non sono puntato. E ha visto Cannonball, la sì, film Cannonball, e si è inscimmiato tantissimo. Pazza culo d'America. Lasciamo che sia il una cuore. Sera facciamo la serata Outrun sul cabinato, comunque. Ah, giusto, perché dietro di noi c'è un cabinato di Outrun. C'è molto la storia che ha quella vera nella corsa d'America, pazza la Cannonball, aveva partecipato Will Ryan. Davvero? Sì. Grandissimo. La versione 3DS è bellissima, è la migliore, spiace solo di non poterla giocare su uno schermo gigantesco. La versione Saturn è anche a... Ma tra l'altro la versione 3DS ha l'audio del ai suoni dei motori del cabinato, del motore idraulico del cabinato che si muoveva, che sono stati rippati da Civitec. Da Civitec, che è la signora del NES, che una... ha fatto anche una pet, se mi sbaglio. È una ragazza giapponese che lavora per Sega e IM 3-4 destra, più difficile. No, più corta, è la strada tutta destra, la più corta, ma forse è la più difficile. Io ho sempre archiviato destra più difficile. Sì, però è più corta, cioè più difficile ma è più corta, quindi in realtà si riesce a giocare bene, fai più punti, risk reward, insomma. Che bello, ma che anni 80 è sta roba, cioè proprio liberi di sfuggire dall'edonismo leganiano cavalcandolo, e il cielo si riempie di nuvole! Mamma mia, questo qua è un momento della Madonna! E la musica va sempre più in follia totale!
Incredibile, incredibile, signor. La bellezza assoluta. Comunque, guerra in corso su una mamma X7 modificata e vince la corsa. Wright ha vinto la Cannonball. Sì. Il successore della Cannonball che era la US Express. Io non so cambiare marcia, però tanto ho il tempo infinito. Ma poi era laureato in ingegnere meccanico, quindi avevo questo manettone, vero? E tu lo guardi, non diresti. Beh, lo guardi un po' diresti, eh. Che vince la corsa illegale, con la vincita, la vince. Ah, la vinta. La vinta. E all'improvviso si vince. Oltretutto nell'80, perfetto. Inizia, forse è quello che fa iniziare. Due sono i eventi che fanno cominciare negli 80. La morte di chi era il copilota, bomba! E la morte non è vero, ma sarebbe bellissimo. Intanto Will Wright, ricordiamo che ha fatto un amore con il sapore. No, come si chiama il gioco? SimCity. SimCity? Sì. Ok, ha fatto SimCity Will Wright. E poi un sacco di cazzate tipo The Sims, meravigliosi. Io amo. Una sera io vorrei fare una serata The Sims 2. The Sims 2, perché, la gente. Perché volevo fare The Sims 1, ma è veramente non gestibile sui computer. No, sui computer moderni non lo gestisci. Vorrei fare una serata con le macchine che vanno contro gli alberi. Incidente clamoroso. Intanto, siccome il tempo sarebbe finito, la musica va in loop, ma ci sarebbe ancora uno stage intero da fare. E beh, perché se lo finisci giusto ci metti 5 minuti in... Take my breda away. Il mio bisnonno è un ingegnere della breda. Away. Beh, adesso sta diventando una sofferenza. Quindi direi ad Andrea di prendere la chitarra. No, ma io finisco, ma tu nel frattempo prendi la chitarra e fai quello che sai. Gerolino, Ferrari, 714, bellissimo. Mamma mia, questo qua è ancora meglio, questo qua è proprio il cielo col gradiente. Valpisca. Poi 5 corsie, sembra di andare da Milano a Bergamo. Avanti così. Ma poi guarda, c'ha questi cambi prospettici meravigliosi, è un gioco incredibile. Devo cambiare i deep switch al mio cabinato, perché è veramente importato su dammi dei soldi. Anche se in La minore ha un ritmo veramente infido. Camion di merda! Quanto è latinoamericano? Il problema, la musica latinoamericana è la musica di chi sa suonare veramente. Non mi era mai capito di uscire così dalla mappa, dalla strada, senza morire. Che barba gli alberi mamma che ho mia, fatto. Mamma mia. Che belli sono questi alberi. Nel finale. Bonus point infiniti praticamente, ragazzi. Scenetta. Gente, c'è un sacco di gente. Ci portano la coppa. E la dai la ragazza! E lui ci rimane male. E fa oh oh con le dita. Siamo stati in 50 fino adesso, fino a mezzanotte e 13 per il finale di Outrun, ma venite premiati da Andrea Babic, che ora eseguirà. No, aspetta, questo qua è. Scusate, alzo la il volume. La fresca dei centenari. Questo qua è l'inno della fresca dei centenari. Mi chiamo Punto. Puntini. Io dico
sempre, non lo dico sul serio, lo metterò sulla mia volontà, che voglio che questo pezzo suoni al mio funerale. E nessuno capiva mai che cazzo di pezzo è. Che roba è? Sembra un gioco di 80 anni fa, spero, almeno 80. Guarda Andrea, prendi il center stage e esegui il pezzo che ti ha reso famoso. Che bella scena con questa maglia fuori che crea questa specie di pancera, di pancera del dottor Gibò, molto divertente. Signori e signori, grazie per essere stati con noi. Vi presentiamo Andrea Babic che fa delle cose. Ci provo, non mi ricordo. Va. Siamo rimasti qui soli, sono andati tutti via. È il momento del romanticismo, il momento di sognare con Outran, sognare con Yu Suzuki, sognare con Hiro, il musicista di Outran. Vai, 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 vai con il Mega Drive. Vai, vai, vai. Mega la tega, sei mega figa, tu lo sai, quando giochi nuda a Sega, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive, Mega Drive. Dai, io ti do Mega Drive, se non me la dai mi terrò il Mega Drive, dammela, 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 se non me la dai mi accontenterò la Sega di un Mega Drive, se tu me la dai io ti do Mega Drive, se non me la dai mi terrò il Mega Drive. Oh yeah, dammela, 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 se non me la dai mi accontenterò di una Sega e di un Mega Drive, un Mega Drive, un Mega Drive, un Mega Drive. Non voglio Super Nintendo, io voglio solo il Mega Drive. Tu pensi che sei di 90, ma è uscito nell'87 e avevo una conversione che faceva cagare le vecchiette. Questo è il Mega Drive, Mega Drive. Questa è l'altra canzone, ma non esiste, non è mai stata fatta. Quindi a questo punto, forte delle vostre richieste anni 80, andrò avanti per 10 ore a suonare il Mega Drive, no, a suonare gli anni 80. Ci quindi, sto, io ci sto, vai. Allora, mentre voi pensate, io comincio con un pezzo che mi sta molto a cuore. Everybody, summer salon, you remember me. Everybody, summer salon, please bring me to you. Boys, 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 I'm looking for a good time. Boys, 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 I'm ready for your love. Boys, 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 I'm looking for a good time. Looking for a good time. I'm ready for your love. Na 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 na. You sexy motherfucker. E questa era una, ah giusto, you spin me around con il testo sbagliato, perché io so solo il testo sbagliato. Bello il demo del 64 di Boys, ma anche il gioco per Spectrum di Sabrina, che metteremo in un'altra occasione, un bellissimo gioco in cui lei colpisce i nemici con le tette. And I would like to run on you,
Take On Me degli Aha, certo, che è troppo anni 80 anche da cantare. Well, still the things, won't listen, don't remember, but in my mind, I'll live my life in the 80s, every S. We go in the 90s, in the 80s, 80s, 90s. We are living, no, take on me. È impossibile cantarlo. Take me on. Maracaibo, mare forza 9, fuggire sì ma dove? Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, dirla perché è troppo in canaie. Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava, venila perché è troppo in canaie. Anni 80. We're living together. We're living together. With happy three friends. We're owning in Hogwarts. And love is to take. The Lord is to scream down her mind. To leave and cry, leave and cry. And then to straight and to start to me. It's the final countdown. The final countdown. No, dai, tieni, tieni. È impolveratissimo, ma va benissimo. Into the groove. Got it into the groove. Baby, you got to do. Got on you to say. Cantabile solo da Madonna. Quella tabella degli anni 80 di Madonna. Because we're living in a material world. And I'm a material girl. You know that I'm living in a material world. And I'm a material girl. Like a virgin, fucking for the very first time, like a virgin. Whoa, 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 whoa. If ever gonna happen for you, you never try to take me for two. Never gonna know you, I'm not true, I fly for you. Hey, spando belle. Hey. Va bene, finito, finita la richiesta. E ti esplodo, Shout, shout, and it all out. Tease up, tear it out. Come on, I'm talking to you. Come on, near a tree by the river, just a man in the ground. Perché adesso diventa difficilissima una roba da prendersi proprio come l'altro canto Sandy Martin. Che pezzo incredibile, tra l'altro il buon Kenobi l'ha fatta quel Game Boy che levati, come si dice, è un crowd pleaser quella, sì. Questo poi ci porterà inevitabilmente su una deriva pericolosissima. Troppo bassa. She seems to have an invisible touch, yeah. She reaches in and grabs her onto your heart. She seems to have an invisible touch, yeah. She gets in, slowly talking apart. Where are you, nothing? I always know her name. Parole ovviamente inventate. But she's crawling under your skin. It never looked the same. Beauty and ability.
take everything you see. And now I know I'm falling, falling for her. She says to have an invisible touch. Yeah, she reaches in and grabs a hold of your heart. Qualcuno chiede perché non organizzate una serata più musicale e la faremo per Natale. Sì. Per Natale faremo una serata in cui semplicemente suoniamo. Ci sto, sembra una bellissima idea. Suoniamo Game Boy, suoniamo musica, suoniamo... Una serata musicale per il Natale dell'amore. Allora, Andrea... secondo me è il momento di un ultimo pezzo che potrebbe essere un... Yes. Andrea sceglie qualcosa di facile, gli yes. No, qualcosa dai, finiamo con un pezzo, vabbè un attimo, Manita molto bello. Però Bananarama, capito? Sì. Ma io mi vedrei quasi un... A parte che c'è Vasco. Esattamente, cioè io stavo proprio pensando a Vasco. Vasco ogni 80. Abbiamo fatto la serata con i Paninari... Perché Vasco riusciva a farsi amare tanto dai paninari quanto dai metallari quanto un po' da tutti. Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi. Però Vasco dovevo mettere un piccolino. Ci fermiamo con un pezzo che ha iniziato negli anni 80 e noi lo chiudiamo con questo. Pezzo italiano. Potrebbe essere qualsiasi cosa. L'impero della musica che è giunto fino a noi non viene dalle stelle. Mandateli in pensione i direttori artistici, gli addetti alla cultura. Pezzo incredibile. E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser, se le banchine sono piene di gente che sta male. Pedro Suar, Gaggiù tu, la musica contemporanea Mister Tamburino, non voglia di scansare, rimettiamoci la mano, gli tempi stanno per cambiare. Bello, vai, dai. Ovviamente ti verrà malissimo, esatto. Perché più di polvere. E avete voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie immobili, buttate giù. È una questione di qualità, una questione di qualità, una questione di qualità. Ho una formalità, non ricordo più bene. È una questione di qualità. Spara, spara. Subito curami, subito curami. Curami, curami, curami. Prendimi in cura da te. Bellino. Che ti venga voglia di me. Pezzo della Madonna. Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così. Non dire una parola che non sia amore. Secondo l'ante infinito, no? Lì è pericolosissimo. Cazzo, che perché Giovanni Lindo Ferretti è diventato così? Perché è diventato così? È misura. Noi intanto vamos alla playa. Vamos alla playa. Chiudiamo su vamos alla playa. Vamos alla playa. No, chiudiamo sull'estate Zaffirelli. Giusto. Chiudiamo sull'estate. Che è inverno, ma... Ah no, sai quale? Ti vengo a cercare. Vai, hai ragione. Non so se riesco a fare, in realtà, però ci proverò. Non mi ricordo più. Cioè, cominciava così, immagino, però poi dove va? Boh. Ti vengo a cercare... La scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici,
c'è quel cambiamento di merda che mi fa sempre impazzire. Che figura di merda! Ciao! Bello. Chiudiamo, diciamo, con Irigheira. Prima avevo un computer, ora invece sei tu. Tu che fai battere forte il mio cuore. Io ti accenderò per te e giocherò con te. Innamoratissimo, in preda ad uno spasimo. Innamoratissimo, il mio cuore batte per te. Basta, potete andare avanti a piccoli momenti così. Dicono, se sarei d'accordo, chiudiamo con i BI. È una richiesta molto legittima. Amici, io e te come vorrei essere già sull'autostrada. Io e te sull'autostrada di nuovo. Io e te. Con te, io e te. Cada trada siamo yesterday. On your mind. Freeway, e detto io e te. Freeway, con te, solo io e te. Still fighting the 80s. We are living the 80s. Ma fa altissimo, ma non ha funzionato. We still fighting the 80s. E adesso no, e adesso noi, tipo in qualsiasi età, e adesso noi andiamo a dormire perché si è fatto tardino. Lasciamo con un cotone che a pasticciarvi con Lynn, adulta della seconda serie. E infatti questa è l'ending track della seconda serie, quella che è pedofilia. Finalmente la scacciamo via. Arriva lì per l'illegal, ora si può far. E guardo che mi sa che ha diritto di prelazione. Yeah, 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 yeah. We are the world, we are the children, we are the ones. But a day so less than even. There's a choice we make it. We say we are all lies to make a better day, just you and me. But when you got a chance to live in love and mind, and if you just believe, you get as much as mine. Well, the truth is a lie. Well, get it with the chances. Amici, grazie di essere stati con noi. Avete visto la serata Kenobisbosch Things di Kenobisbosch Productions con Fabio Kenobit Portolotti, Andrea Bisbosch Babice, Ugo Surgo Laviano. Ci vediamo settimana prossima, non abbiamo ancora deciso con cosa. E tra l'altro nei prossimi giorni pubblicheremo la replica sia di questa, sia della serata omini del Commodore 64, che non ho pubblicato perché me lo sono dimenticato nei casini. Quindi no. Doppia replicona su YouTube. Quindi amici, guardiamo in camera e salutiamo. Ciao. Ciao.